un nuovo equilibrio per tornare a quello che è il titolo della giornata odierna. Un altro termine che attualmente si sta più affermando è il termine di educatore familiare e educatore domiciliare, termine che, come vedremo nella giornata di domani, ha a che fare un po' anche con la normativa, con alcune normative regionali in Italia, perché alcune regioni intendono invece porre più l'accento sul ruolo educativo di questo servizio e quindi anche fin dal nome lo intendono come educatore, piccolo gruppo educativo, educatore domiciliare e quant'altro. Assistente materna. Ad esempio, noi veniamo dal Lazio, assistente materna, questo è il termine che è stato usato per le normative della Regione Lazio, cioè una assistente alla maternità, che quindi introduce anche un altro elemento, il fatto che questa attività può essere portata avanti anche da chi mamma non è, ma che ha intenzione di assistere le altre mamme. Un altro termine, appunto, che sempre trae origine dalle normative regionali è la mamma accogliente. La mamma accogliente è il termine che viene usato in Sicilia, e appunto è una mamma che accoglie i bambini anche degli altri. Come dicevamo poc'anzi, nido domiciliare, nido familiare, nido condominiale, perché il domicilio appunto è il luogo dove risiede la famiglia. Nido famiglia è il termine che noi abbiamo condiviso. Nido condominiale perché addirittura nelle grandi città, questo per esempio per il progetto di Roma Capitale, il concetto è che essendo nelle periferie tanti condomini fatti di palazzi anche 6, 8, 10, 12 piani, a quel punto o organizzati in condomini, l'idea nuova era questa, cioè se una famiglia o più di una famiglia introduce una realtà come un nido all'interno del proprio palazzo, questo di fatto è il nido condominiale, perché già con la sola popolazione delle famiglie del condominio, il nido, che è contraddistinto da un numero di bambini non numeroso, si può denominare il nido del condominio. E il piccolo gruppo educativo, che è quello di cui parlavamo prima, che appunto è un gruppo educativo in cui si dà maggiore risalto il ruolo educativo. Già da questa piccola premessa, questa è una premessa che non sembra estetica, ma in realtà è di sostanza, perché pone l'accento come il nido famiglia nelle varie regioni e talvolta anche all'interno della stessa regione, i vari comuni abbiano interpretato una normativa che è quella nazionale, che prevede il servizio, ma non ne sta, anzi delega agli enti locali a meglio definirlo. E quindi questo significa che ogni ente locale, in base alla realtà territoriale, alla richiesta delle famiglie e quant'altro, ha inteso nel tempo prima regolamentarlo, poi eventualmente modificare i regolamenti, e attualmente ancora adesso ci sono diverse normative che sono ancora di carattere sperimentale. Aggiungo qualcosa? No, vai, vai. E concretamente noi abbiamo cercato di mettere qui quelli che sono gli elementi comuni, quelli che indipendentemente da dove siamo, indipendentemente da quale regione siamo, sono elementi comuni. Quindi la domanda è: chi può attivare il nido famiglia? Il nido famiglia sostanzialmente può essere attivato da chiunque, quindi per il principio di autoaiuto tra famiglie può essere messo in atto da famiglie associate, senza titolo di studio, ma con la semplice necessità e la semplice volontà di aiutarsi a vicenda nell'accudimento dei propri Così bimbi. come nasce poi in realtà, no? Esattamente, è una strutturazione è quello che facevano sostanzialmente le nostre nonne, quello che facevano i nostri zii, quello che noi facciamo quando chiediamo a nostra sorella di guardarci i figli, insomma, quello che noi facciamo e lo andiamo a appunto il progetto del nido familiare richiede una standardizzazione di questo servizio in modo da poter garantire una sicurezza, uno standard e della qualità al bambino che verrà ospitato nel nido familiare. E per dare vita a questo principio, che poi possa avere anche una struttura amministrativa e fiscale, gli strumenti più idonei sono quelli appunto che la normativa in Italia prevede per le strutture senza scopo di lucro, che sono in genere e stanno all'interno della stessa organizzazione le associazioni e le cooperative. Perché per la normativa vigente associazioni e cooperative si intendono strutture, tutte e due strutture che di default sono senza scopo di lucro e quindi sono le migliori situazioni, cioè, ottimali situazioni per dare una veste fiscale al nido familiare.
Apriamo un inciso che poi magari tratteremo meglio quando parleremo di amministrazione. Molti nidi di famiglia hanno anche, quindi tante mamme educatrici, hanno poi inteso aprire spesso partite IVA di tipo individuale come strutture profit. Non è di per sé né un errore. Diciamo che, e questo è bene dirlo, poiché il nido familiare è comunque un'attività che economicamente si prefigge l'obiettivo di portare delle economie di supporto alla famiglia, ma non delle economie principali, è ovvio che una partita IVA, che comunque è di tipo commerciale, che ha un onere di gestione, che al netto di quelle che possono essere le agevolazioni per i primi anni di apertura, per i giovani imprenditori e quant'altro, quando poi al quarto o quinto anno finiscono le agevolazioni, può essere anche molto onerosa. Quindi la partita IVA di tipo individuale o comunque di iscrizione in Camera di Commercio e quant'altro può risultare una scelta molto molto critica dal punto di vista economico. Quindi è bene, insomma, fin da subito valutare il fatto che il nido familiare è un'attività non lucrativa e che dal punto di vista amministrativo lo Stato italiano, tra le tante tasse che ci fa pagare, ci dà anche delle agevolazioni, per cui è bene, a nostro avviso, utilizzare questo tipo di strutture. Noi appunto siamo un'associazione di famiglie, la nostra è un'associazione di solidarietà familiare, perché come da statuto abbiamo preso a principio quelli che ci consentono di poterci descrivere come appunto solidarietà familiare, che altro non significa che famiglie solidali. Le parole sono importanti perché solidarietà viene spesso confusa con la beneficenza e quant'altro. Invece solidarietà viene da solido, cioè significa che se più famiglie insieme riescono insieme ad aiutarsi, fanno un fronte comune, e anche sia la singola famiglia che insieme possono in maniera più concreta e solida appunto affrontare alcune problematiche. E come vi dicevo prima, in questi ultimi anni, soprattutto alla luce di tanti nuovi regolamenti, è stato completamente sdoganato e quindi approvato il fatto che il nido familiare può essere aperto da chiunque, anche chi non è mamma, con particolare riferimento, e quindi viene apprezzato in molte regioni, il titolo di studio, che in alcune regioni attualmente Emilia e Piemonte, poi magari parleremo meglio domani, per ora è quasi obbligatorio. In poche regioni, diciamo, che nella memoria sono Emilia Romagna e Piemonte per ora, che prevedono sostanzialmente due canali paralleli: o sei una mamma o è il titolo di studio. E se sei una mamma, ovviamente il nido famiglia può essere attivato soltanto per i primi 3 anni del proprio bimbo, quindi in età da nido. Dal compimento del 3° anno del tuo bimbo, sì, il nido famiglia poi o prendi una laurea e quindi ti adegui a quelle che sono le normative, oppure altrimenti finisce il percorso, insomma, ecco. Vai. E altrimenti c'è un'altra via che è molto interessante, che è quella delle famiglie che mettono a disposizione lo spazio della propria casa, però la famiglia stessa che mette a disposizione la propria casa si rivolge a un educatore terzo che viene in casa propria e accudisce sia il proprio figlio che quello degli altri. Quindi sostanzialmente rientriamo sempre nel concetto dell'educatore, che però non svolge attività presso il proprio domicilio, ma va presso il domicilio di un'altra famiglia e accudisce i figli degli altri. Non ce ne sono. È prevista quasi dappertutto, ma concretamente non è. Noi ce l'abbiamo per esempio con la Laura Bartoletti. Bravissima. Beh, ma lei c'è, però c'è. Però sì, però c'è, sì, assunto, sì, un educatore, sì, sì. Diciamo che anche questa è, diciamo, estrema, è una soluzione, diciamo, molto estrema e non molto diffusa, che però dimostra come effettivamente può essere un posto di lavoro, perché noi per esempio abbiamo un nido famiglia a Roma in cui la famiglia sostanzialmente, pur essendo presente, la mamma ha deciso di non accudire tutti i bambini, ma di restare a casa per stare vicino alla propria, aprire casa propria anche agli altri bambini, così da potersi permettere sostanzialmente di pagare lo stipendio a un'educatrice che sta dentro casa. Quindi l'educatrice viene, ha la sua busta paga, lavora all'interno della casa e guarda 3-4 bambini. Quindi sostanzialmente è proprio un asilo con pochi fortunati bambini. Ha poco senso, secondo me, devo essere sincera, ha poco senso secondo me, perché il nido famiglia, ecco, nasce proprio per conciliare vita familiare e lavorativa. In questo caso delegare, questo è il mio pensiero però, delegare un educatore esterno che entra all'interno della tua casa, quindi comunque vive la tua casa, vive i tuoi spazi come un posto di lavoro,
perde un po' il senso del progetto del nido famiglia, però certo, insomma, è anche questa una forma, insomma, ecco. Poi io, ecco, solo questa, perché poi adesso domani cioè domani si approfondirà meglio, però ecco, sempre perché oggi parliamo, appunto, abbiamo introdotto questo discorso delle associazioni e cooperative senza scopo di lucro. Una precisazione che faccio sempre e che quindi faccio anche oggi: quando si parla di senza scopo di lucro non significa gratis. Cioè, sono tantissime le strutture, sia nazionali che sovranazionali, che sono senza scopo di lucro: FAO, UNICEF, Croce Rossa Italiana, tutti enti di beneficenza, in cui certo c'è tanta gente che lo fa a titolo gratuito, qualsiasi cosa, ma all'interno ci stanno segretarie, ci stanno persone che fanno le pulizie, persone che fanno manutenzione, che vengono pagate. Quindi l'assenza di scopo di lucro è nella finalità dell'azienda. Significa che io ho aperto un'azienda, ad esempio Scarabocchiando, che è un'azienda di privato sociale, quindi è un'associazione, che ha come scopo principe il fatto che i bambini stiano bene. E questo è perseguito anche se l'associazione, come spesso capita, ci rimette i soldi, perché non è il nostro fine guadagnare. Quindi, come è capitato e come purtroppo probabilmente ricapiterà nei prossimi anni, in alcuni anni noi associati abbiamo dovuto rifinanziare con le nostre economie l'associazione quando magari i conti non tornavano. Ma non, a differenza ad esempio di una società per azioni o di una SRL, quando in un'associazione alla fine dell'anno vai sotto di qualcosa, non è che la metti in liquidazione, chiedi ai soci di rifinanziare. Ma se tu hai perseguito bene lo bene statutario, quello del benessere dei bambini, e quindi vedi che i bambini stanno bene, le famiglie aumentano, la rete cresce, come nel caso di Scarabocchiando, il tuo scopo statutario lo stai perseguendo. È esattamente il contrario: se io apro una partita IVA perché voglio aprire un bar, un ristorante, e un anno ci rimetto i soldi, il secondo ci rimetto i soldi, il terzo ci rimetto i soldi, proprio questo è da codice civile, al terzo anno in cui il bilancio dà segno meno e si deve riunire il consiglio d'amministrazione per valutare la messa in liquidazione della società, perché il fine principale di una società, che sia di capitale o che di servizio o quant'altro, è il lucro, ma il lucro è un'accezione positiva del termine, cioè si fa un qualcosa per tirare fuori i soldi. Quindi è solo una differenza di scopo. Poi, in tutti e due i tipi di strutture, che siano cooperative, associazioni, SRL, SPA, SNC, ci possono essere dipendenti, ci possono essere collaboratori a titolo gratuito, ci possono essere licenziamenti. Quindi la nostra associazione, come altre, appunto, cooperative che nel territorio fanno e portano avanti in Italia, ma anche all'estero, i nidi famiglia, Tagesmutter, operano nelle economie come qualsiasi altra società, e come qualsiasi altra società ovviamente muovono delle economie che spesso poi si tramutano in stipendi e, per fortuna, reddito, perché se no altrimenti, insomma, è anche un'attività, insomma, complessa. Diciamo che, ecco, oggi, a causa della crisi, insomma, io per fortuna, per quanto riguarda la nostra associazione, chiaramente il successo della nostra associazione, ecco, questo voglio dire, il successo del nido famiglia e quindi della nostra associazione e del nostro progetto è proprio purtroppo anche la crisi, no? Quindi genitori, che mamme che devono comunque rimettersi in discussione lavorativamente, e il nido famiglia è una delle risorse, delle opportunità che oggi come oggi, poi anche grazie alla burocrazia, che, insomma, diciamo, anche lì dove c'è una normativa è abbastanza snella, quindi ci permette di poter attivare un nido famiglia e quindi ovviamente rimettersi in discussione quella che è anche la vita lavorativa, no? Questo per dire che economicamente parlando è interessante, poi lì dove funziona, ovviamente lì dove c'è richiesta, quindi ci sono anche posti, zone, paesi dove viene attivato un nido famiglia e per culturalmente non si è ancora pronti, la società ancora non è pronta al nido famiglia e non funziona, quindi, insomma, bisogna anche capire la richiesta, l'offerta, insomma, questo sicuramente, però è una bella alternativa per noi genitori che usufruiamo del servizio e per chi attiva un nido famiglia e quindi riesce poi ad unificare le due cose. Il nido famiglia può essere attivato all'interno di un'abitazione, poi certo in base alle normative anche in locali, però comunque deve essere sempre una civile abitazione, a me non mi risulta che ci siano locali
che possono essere messi, no? Diciamo che allora, come anche tutto questo, abbiamo per ora una sola eccezione, che è la Regione Emilia-Romagna, che nella normativa relativa ai piccoli gruppi educativi non è che non prevede, non esclude gli altri locali. Okay. Cioè, quindi in Emilia Romagna dal 2012, quando c'è questa normativa, alcuni hanno fatto richiesta di autorizzazione all'interno di asili, di abitazioni, altri invece l'hanno fatta all'interno di attività di locali commerciali, e la cosa non è esclusa, proprio perché il piccolo gruppo educativo intende essere innanzitutto, prima di tutto, educativo, eventualmente anche domiciliare, perché in Emilia Romagna hanno diviso tra servizi di conciliazione, che vanno all'interno delle case, e servizi educativi, tra i quali rientra il piccolo gruppo educativo, che è importante che sia sicuro. Che però il piccolo gruppo educativo non è nido famiglia, cioè sono due cose diverse, quindi insomma, nel senso che se vogliamo parlare di nido famiglia, il piccolo gruppo educativo è, no, solo in Emilia Romagna esiste come tipologia, quindi insomma, ok. Allora io invece adesso vi racconto un pochino come è nato questo. Allora diciamo solo un'ultima cosa, prima abbiamo parlato di chi lo può attivare, due parole sul dove, quindi chi, educatore, mamma e quant'altro, dove. Come diciamo adesso con Katiuscia, l'ambiente privilegiato, tranne l'eccezione dell'Emilia Romagna, che per ora nel panorama italiano resta un'eccezione, è il 99% delle volte all'interno di un'abitazione. Allora, l'abitazione, che può essere abitazione appunto una villa unifamiliare, villette, appartamenti all'interno dei palazzi, non ci sono limitazioni sul piano. La domanda che viene spesso fatta: io abito al terzo piano, la posso fare? Sì, teoricamente sì. Poi è chiaro che se al sesto piano senza ascensore è disagevole magari per i genitori andare, però non è vietato. E appunto in base alla normativa, anche talvolta in appositi locali, quello che è stato per esempio escluso, e questo dappertutto, sono i locali parrocchiali e quant'altro, quelli che non nascono come specificamente per la residenza. La cosa importante è che quando si parla di abitazioni non basta dire che è una casa, l'importante è che quella casa risponda ai requisiti dell'abitazione. Questo lo dico perché tante volte, anzi tutti noi penso abitiamo dentro una casa, insomma, tranne, però non tutti di noi abbiamo verificato che questa casa in cui abitiamo effettivamente risponda a tutti i requisiti della civile abitazione. Spiego meglio: il fatto di abitare dentro una casa non significa che quella casa sia a norma, perché tra varie situazioni che magari hanno condonato delle case, talvolta hanno condonato interi palazzi e talvolta interi quartieri sono stati condonati, ma ciò non significa che quei quartieri o quelle case o quelle abitazioni effettivamente rispondano alla normativa della civile abitazione. Esempio pratico: se io ho costruito 20 anni fa una casa abusiva sul lungomare, più bassa del quello che doveva essere la civile abitazione, ho fatto domanda, il comune magari aveva bisogno dei soldi, quindi me l'ha condonata, purché io sia disposto a pagare l'IMU e tutte le tasse, questo adesso non mi ricordo come si chiama attualmente la tassa sulla casa, però insomma, l'importante è che pago le tasse. Ho sistemato la casa dal punto di vista amministrativo, quindi non pago multe, la casa ha diritto di stare in piedi e quant'altro, ma se viene un geometra a verificare l'abitabilità della casa, non me la dà lo stesso. Quindi io ci pago le tasse, ci posso vivere dentro, ma non ho i requisiti previsti per la civile abitazione, perché con quei requisiti non si può aprire, non c'è la possibilità di aprire un nido familiare, perché magari il soffitto è troppo basso, perché lo scambio d'aria tra dentro e fuori, metrature delle finestre, luminosità e quant'altro, non è sufficiente per ospitare, non è sufficiente per garantire i requisiti della civile abitazione. Quindi il fatto di abitarci dentro non è sintomo di niente. La stessa attenzione va portata per la situazione degli impianti elettrico, di riscaldamento, perché l'impianto elettrico, il fatto che funzionano le luci, non significa che l'impianto sia a norma, perché l'impianto potrebbe essere fuori norma, potremmo avere il pozzetto di messa a terra che non è stato collaudato o è stato collaudato tanti anni fa e adesso la messa a terra non funziona più, e quindi finché noi viviamo dentro casa nostra ce ne facciamo noi carico e viviamo a nostro rischio e pericolo all'interno di un'abitazione. Diverso è se io in quell'abitazione ospito dei bambini che non sono miei, e se io non ho l'impianto elettrico a norma e uno di quelli dei miei strumenti, il frullatore, il frigorifero,
va in corto, eccolo là che io mi ritrovo ad avere un problema grosso perché non avevo valutato prima la rispondenza dei miei impianti alla normativa vigente. Un esempio pratico è come se io faccio il tassì, opero come tassista, ho degli obblighi diversi rispetto alla macchina mia, cioè io la mia automobile posso pure andare in giro a batteria scarica e gomme sgonfie, tanto male che va ci rimetto io, ma se io sono adibito al trasporto pubblico dei passeggeri, non sarà ancora più grave se vado in giro senza assicurazione, sarà ancora più grave se la mia macchina si ferma o se in caso di incidente gli airbag non sono attivi, perché c'è stata una mia colpa in un'attività professionale. Quindi in una casa, quindi il termine generico, una civile abitazione, in realtà sottintende il fatto che quando noi vogliamo aprire un nido familiare dobbiamo essere certi che la casa che magari abbiamo ereditato dai nostri nonni o nella quale viviamo da 30 anni o nella quale, sai, una casa che ha costruito il comune, quindi sicuramente a norma, no, assolutamente no, perché anche dentro le case del comune, se l'hanno costruita negli anni 70, rispettavano magari le normative degli anni 70 che attualmente non sono più quelle vigenti. In alcuni comuni le normative sulla civile abitazione sono cambiate nel 2013, quindi sono sicuramente i controlli che vanno fatti per verificare che la casa o laddove il comune lo prevede anche un locale differente dalla civile abitazione rispetti tutti i requisiti della civile abitazione, con particolare riferimento a rischio agli impianti elettrici e di riscaldamento, perché se deve venire un problema da lì viene. Chiudo e ti lascio la parola. La cosa importante però è che quando, come avrete visto recentemente, casca un soffitto in una scuola pubblica, la colpa non è di nessuno, perché ne risponde il Ministero della Pubblica Istruzione, perché tutto ciò che è soggetto ad autorizzazione nell'ambito educativo ne risponde il Ministero della Pubblica Istruzione. Se una cosa così accade a casa nostra, che svolgiamo un servizio di privato sociale come il nido familiare, e un bambino magari ha un trauma perché casca un tonaco in testa, la colpa è la nostra, anche se la casa non l'abbiamo costruita noi, anche se non siamo noi architetti, anche se non siamo stati noi a fare la ristrutturazione. Questo per porre l'accento su quanto è importante avere chiaro che quando si mette a disposizione uno spazio per il nido familiare anche all'interno della propria casa, se ne è anche responsabile. Per questo noi, poi lo vedremo quando più tardi o domani parleremo della sicurezza all'interno della casa, evitiamo sempre carichi sospesi, televisori appesi, lampadari che pesano 50 kg, perché sono tutte dinamiche potenzialmente pericolose di cui poi noi siamo responsabili. Paolo parla una cifra, questo è vero. Allora, adesso vi racconto come nasce Scarabocchiando. Perché l'abbiamo chiamata Scarabocchiando poi? Perché questo è importante, è bellissimo per noi, cioè è molto importante per me e per Paolo. Allora, Scarabocchiando nasce dall'appunto necessità di conciliare per me, ovviamente, in quanto donna, la mia vita lavorativa e familiare. Io sono mamma di 4 figlie, quindi ho dovuto sempre cercare di gestire le mie figlie in maniera degna per quello che c'era possibile, insomma. Dalla nascita di Emma, che è la nostra ultima bimba, io ho sempre lavorato all'interno delle scuole, ho sempre lavorato per bambini disabili, comunque il mio lavoro si è sempre svolto in mezzo ai fanciulli, ai bambini, quindi sostanzialmente disabili, quindi ho lavorato tanto tempo con i disabili. E durante il periodo, insomma, dell'arrivo di Emma, lavoravo all'interno di una scuola materna, sempre come assistente per disabili, sono rimasta incinta e lavoravo per una cooperativa sociale, questo è importante, è nata Emma, sono rientrata al lavoro e la mia destinazione non era più quella che avevo lasciato, quindi non lavoravo più all'interno della scuola, che tra le altre cose era a meno di 1 chilometro dalla mia casa, ma in un posto ben lontano, quindi molto molto difficoltoso sia per quanto riguardava arrivare presso questa scuola, che anche organizzarmi con Emma, perché portarla al nido e arrivare a scuola, andarla a riprendere, insomma veramente mi si complicava molto la vita. Quindi da lì abbiamo deciso di aprire la nostra casa ad uno spazio giochi. Adesso faccio un po' fatica a spiegarvelo, perché effettivamente il nido famiglia viene dopo, perché la nostra casa l'abbiamo aperta durante un nostro viaggio, io e lui in macchina, abbiamo deciso di aprire la nostra casa e di organizzare uno spazio giochi
per quei bambini che erano rimasti fuori dal nido. Vi parlo del 2006, quindi il nido famiglia era lontano dai nostri sogni proprio, non sapevamo, non ne conoscevamo l'esistenza. Fatto sta che io mi sono licenziata dal lavoro e l'ho fatto veramente con, cioè adesso comincio ad essere serena, però fino a qualche mese fa ancora non lo ero, perché insomma è stato veramente un volerci reinventare nuovamente, rimetterci in discussione e insomma inventarci un lavoro veramente che ovviamente la soddisfazione per me è importante, no? Quindi il lavoro che facevo prima me ne dava tanta di soddisfazione, di gratificazione personale, però la famiglia, i figli e tutto quello che comunque lasciavo era, insomma, poi alla fine non riuscivi ad essere serena. Quindi diciamo che sì, vabbè, abbiamo dato dimissioni, abbiamo aperto questa nostra casa, quindi è diventato Scarabocchiando Spazio Giochi. Scarabocchiando perché quando abbiamo visto la prima ecografia di Emma, che era uno scarabocchio, da lì dovevamo cercare un nome per questa associazione, per questo progetto, e Scarabocchiando a casa di, poi alla fine insomma ci ha portato veramente tanta tanta fortuna. Abbiamo aperto la nostra casa a questo progetto, quindi abbiamo fatto volantinaggio, quindi abbiamo stampato dei volantini con la foto di Miki, che è una delle nostre bimbe, la penultima, e pubblicizzando questo spazio giochi a casa di Catiuscia e Paolo. Veramente non conoscevamo nulla, cioè io sapevo che lo potevamo fare in quanto associazione, nel senso che come associazione io nella mia casa potevo ospitare potevo farlo, ma di normative, di regolamenti, nulla. Ci siamo ovviamente poi presentati al comune di Fiumicino, dove mi hanno detto: che sta a fare? Fa come te pare, cioè, non ne conosciamo, non sappiamo neanche di che cosa state parlando, per cui boh, provateci. Ha funzionato, nel senso che poi effettivamente ci siamo ritrovati dentro casa con 13-14 bambini, perché effettivamente la richiesta c'era, la necessità c'era, però lì è chiaro che la domanda nostra è stata: ma se può fare sta cosa? Perché poi 13 bambini, sai, un conto è 4-5 bambini, 13 bambini all'interno della nostra casa non era fattibile. Quindi da lì abbiamo cercato di capire che cosa in realtà stavamo facendo, che tipo di progetto era, no? che tipo di servizio in effetti, perché probabilmente insomma una denominazione esatta bisognava dargliela. Quindi insomma lui è l'imprenditore di casa, io fosse stato per me ancora stavo a fare il nido famiglia dentro casa mia sicuramente con tutti questi bimbi, e quindi da lì insomma ci siamo un po' informati, abbiamo capito che in realtà si trattava di nido familiare. E quindi insomma ci siamo un pochino messi a posto burocraticamente, insomma sì, abbiamo cercato insomma di dargli una forma più corretta, sì, insomma poi ci siamo organizzati col comune, insomma abbiamo cercato di seguire anche quello che è il nido familiare, la nascita del primo nido familiare, quindi il regolamento, tutta l'organizzazione. Ho contattato una cooperativa Casa Bimbo di Bolzano, del Trentino. Io vi parlo veramente del 2006, quindi di tantissimi anni fa, dove ho acquistato un libro, Come diventare professione tagesmutter, e da lì ho cercato di mettere in pratica nella mia casa quello che c'era scritto nel libro, ed è stato bellissimo, perché effettivamente io ho creato nella mia casa cioè una professione, quindi mi sono tirata sulle maniche e la mattina andavo a lavorare, perché la mia casa diventava effettivamente il mio posto di lavoro, no? E il primo periodo e la successiva evoluzione è stato meraviglioso all'inizio e assolutamente demotivante alla fine, insomma, dei primi due mesi, ecco, perché all'inizio avevamo dato comunque una forma a questo lavoro, avevamo trasformato la nostra casa in un nido. Forse l'errore è stato anche quello, perché la nostra casa era un nido, tutto a misura di bambino, tutta colorata, quindi noi non ci avevamo neanche più il divano. Quindi, però si lavorava, ci fu un grande successo, ci fu tanta richiesta. L'evoluzione qual è stata? L'evoluzione è stata che io ho perso la motivazione, nel senso che non dovevo occuparmi chiaramente della programmazione. E all'interno di questo nido famiglia ero la direttrice, l'operatrice scolastica, la coordinatrice didattica, dovevo fare tutto io da sola, senza
potermi confrontare con nessuno. Io non avevo nessun confronto se non quello dei genitori, che, come parlavamo prima, mi massacrava, perché ovviamente poi non, avendo comunque, essendo sempre io a dover interagire con loro, ovviamente dovevo anche, tra virgolette, subire un po' le loro richieste eccessive, quindi i ritardi, insomma, vabbè, era non avevo più voglia, non era quello che mi aspettavo. L'evoluzione è stata cosa? Che proprio in merito a questo mio stato d'animo, a queste mie sensazioni negative, purtroppo, no? Perché il progetto era bellissimo, però qualcosa non funzionava, abbiamo capito che quello che bisognava fare era creare una rete, almeno in quel momento per me, di psicologo. Quindi io avevo bisogno di uno psicologo, di una collega, di qualcuno che mi aiutasse a capire come stavo lavorando, no? Perché diventava anche pericoloso per me, per loro, non per me. Perché io potevo tranquillamente aprire le porte la mattina, mettersi i bambini davanti al televisore tutto il giorno, nessuno poteva contestarmi ciò, perché si fidavano di me i genitori. Non andava bene, non poteva funzionare. Quindi, insieme ad una mia amica maestra di una delle mie figlie, uno psicologo compagno di Maria, mi hanno aiutato tantissimo. Da lì ovviamente poi è nata la rete, perché insomma il nido famiglia comunque ha continuato. Emma è cresciuta all'interno del nostro nido famiglia, quindi aveva 6 mesi, e fino al 3° anno di età Emma è rimasta all'interno del nostro nido famiglia, per cui ha imparato a condividere la sua mamma, i suoi giochi. I suoi giochi poi inizialmente, proprio per evitare, no, di mettere a disposizione tutte le cose di Emma e di Michela, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo accolto i bambini all'interno della nostra casa, quindi Emma era una di loro, però le cosine di Emma e di Michela erano non erano accessibili ai bambini, no? Nel senso che Emma sapeva che quei giochini erano suoi, quindi gli altri bimbi non li potevano toccare. La cosa che mi ha fatto veramente capire poi effettivamente che tutto veramente può funzionare è che Emma stessa poi ha scelto, e Michela hanno scelto di condividere i loro giochi con tutti gli altri bimbi. Quindi da lì tutto, cioè veramente poi è questo il senso, no? Bello, veramente molto bello. E me sono persa. Beh, sostanzialmente quando abbiamo aperto poi la casa tutte le altre famiglie, tutta la banda, la cosa bella innanzitutto è stato quello, il fatto che l'elemento della condivisione è stata, anzi, a me personalmente le nostre figlie hanno insegnato meglio il concetto di condivisione con gli altri, perché comunque la famiglia, e probabilmente il limite attuale è quello, viene vissuta all'interno delle quattro mura domestiche, mentre invece avere dentro casa propria le famiglie degli altri, per cui la vicina, la mamma che veniva a cambiare il bambino in camera nostra, che apriva il frigorifero nostro, andava in bagno, sono stati dei momenti in cui sono state esperienze anche, diciamo, destabilizzanti, che però ci hanno fatto veramente vivere da vicino la realtà del nido familiare. Ma hanno poi dato modo a di farlo diventare una professione, cioè nel senso che noi proprio da queste caratteristiche siamo riusciti a capire innanzitutto, un po' come diceva Caduce, innanzitutto abbiamo dato un nome a questa attività che è nido famiglia. Abbiamo scoperto che il fatto che in alcune regioni è stato già normato e era stato fissato un numero massimo di bambini, cioè aveva un senso, ha tuttora un senso e deve avere un senso. E non per quanto è grande la casa, perché la casa può essere anche 500 metri quadrati, ma per come è fatta la famiglia e per quali limiti e quali caratteristiche devono essere comunque garantite ai bambini che vivono un'esperienza con il nido familiare, perché il nido familiare è un bambino che condivide il proprio spazio, il proprio tempo in una casa di qualcun altro. Questo è il progetto che a noi piace, indipendentemente dai regolamenti, perché comunque sono i profumi della casa, sono i tempi della casa, sono i profumi della colazione, del pranzo. Pedagogicamente parlando è il massimo per un bambino il nido famiglia, perché è chiaro che l'esperienza, ecco, che abbiamo vissuto anche è la differenza tra l'asilo tradizionale e il nido famiglia, anche per quanto riguarda l'inserimento stesso, no, di un bambino. Quindi l'inserimento che viene fatto all'interno di un nido famiglia viene vissuto in maniera totalmente diversa da come il bambino vive l'inserimento all'interno di un nido tradizionale. Insomma, diciamo, tu questo volevi dire, no? Anche pedagogicamente parlando, il senso che ha il nido famiglia, insomma, sì. È una pedagogia familiare, sì, insomma, vabbè, di pro ce ne sono tantissimi. Come papà, cioè, il concetto, certo, del nido familiare è differente, perché cioè, come papà, quando tu hai portare il bambino a un servizio tradizionale,
spesso si svolge, io l'ho vissuto bene pure troppo con Michela, è il fatto che il tuo ruolo da papà è quello che porta il bambino a scuola e se devi pure sbrigare perché alle 9.01 il bambino non entra. Quindi io ho sempre fatto il libero professionista e quindi magari avevo delle mattinate più libere di altre, ma non potevo, che ne so, dire vabbè la sveglio un po' più tardi, la porto al nido alle 10. Questo non è una critica al servizio tradizionale, è dire che se esistono i servizi tradizionali per chi ha delle esigenze di tipo tradizionale, per cui va al lavoro alle 9 e quindi comunque entro le 9 il bambino all'asilo nido ce lo deve portare, serve, occorre un servizio diverso, alternativo, a chi non ha e sempre più non ha le caratteristiche di lavoro e familiare del servizio di un lavoro tradizionale, prima perché sta cambiando la società. Quindi se fino a 10 anni fa, 20 anni fa la maggior parte dei genitori, degli adulti con famiglia erano lavoratori dipendenti di qualche servizio tradizionale che possa essere pubblico e privato e quindi avevano un orario, un ufficio e quant'altro, oggi sempre di più sono lavoratori atipici, turnisti, che passano da un contratto al progetto all'altro e quindi anche l'esperienza della famiglia va vissuta in maniera più elastica. Quindi io proprio in prima persona paradossalmente trovo molto più vincolante, ho vissuto in prima persona molto più vincolante il servizio tradizionale che alle 9 piove o tira vento lo devi aver portato tuo figlio a scuola, se no non entra, e prima delle 4:30 era, prima delle 4:30 non la potevamo prendere. Mari stavo dei giorni, Mari alle 3 stava a casa, alle 2 stava a casa, però non potevo vedere mia figlia. Cioè, questo è un concetto che a me mi ha mandato un paranoia per diverso tempo. È uno dei motivi che quando poi si è affacciata Emma, cioè, comunque, a parte che lei era stata presa per un turno doppio a scuola, quindi comunque sarebbe stato proprio una gestione impossibile della vita. E, oltre al fatto anche economico, perché noi a tutt'oggi viviamo con un'automobile e una moto e due biciclette, però siamo sempre in sei, perché comunque se c'è la possibilità di lavorare da dentro casa, perché è il tuo nido familiare, i figli vengono a casa e ti trovano a casa e possono mangiare con te, tu li puoi accompagnare eventualmente a scuola e quant'altro, e le più grandi. Diverso se, come si stava prospettando prima che decidessimo di aprire il nido famiglia, sarebbe stato, perché comunque noi per far fronte alle esigenze dei vari orari scolastici delle 4, che all'epoca erano molto più piccole, avremmo dovuto fare salti mortali e non so neanche se ci saremmo riusciti. Quindi il fatto che Cagliuccia in pianta stabile stava a casa col proprio nido familiare, io sono riuscito ad essere video supporto per le altre, ma anche a vivere meglio Emma, che stava dentro casa, e Michela, che quando tornava a casa stavamo noi a casa, ma anche la sorella più grande che faceva le elementari, quando torna a casa e trova la mamma a casa che c'è il nido familiare, cioè, come di tutta la famiglia. Ho qualche dubbio su questo, perché voglio dire, perché il nido famiglia, sì, è vero, per me e per lui poi spesso i figli grandi subiscono questa cosa, perché comunque la casa viene invasa da altri bambini, da genitori, per cui la privacy che c'è non c'è più, fino alle 4:30 non c'è. Quindi insomma, il fatto che Giorgio e Lisa fossero contente di trovare dentro casa il nido famiglia. Allora, diciamo che il nido famiglia, sì, tu metti a disposizione tutta la tua casa in realtà, perché la cucina è l'ambiente dove tu cucini, e se è anche vivibile, è uno spazio dove puoi viverci, ci mangi anche con loro, no? Quindi allestisci un tavolino e puoi fargli mangiare in cucina. Il bagno è quello della tua casa, l'ingresso lo puoi utilizzare come accoglienza, quindi arrivano i genitori, no? Lasciano lo zainetto, il cappottino, le scarpine, e quindi il percorso che poi li condurrà invece nella stanza che tu hai deciso che potrà essere, che dovrà essere quella dove verranno svolte, dove si svolgeranno le attività, che di solito all'interno di una casa è la stessa stanza dove poi i bambini fanno anche le ninne. Quindi l'arredamento è molto modulare di un nido famiglia, proprio perché si adatta alle caratteristiche di una casa. La cosa importante che io dico sempre è che non bisogna cambiare la propria casa e trasformarla in un asilo nido, bisogna lasciarla così com'è. Uno, perché a livello pedagogico altrimenti cambia tutto, perché se il bambino si ritrova in un piccolo nido, mentre invece la casa deve essere, i profumi, l'arredamento deve essere quello della casa. Certo. Ma
Il dubbio è, non è un po' pericoloso per i figli che hanno, ma anche per voi stessi, avere un nido 24/7, cioè dove non hai più un tuo spazio intimo, privato, dove stare, perché tutto alla fine è sempre, chiamiamolo, lavoro, cioè non si stacca mai, anche lo spazio fisico, alla fine uno va in ufficio, poi torna a casa e sei a casa tua, invece se hai il nido è sempre quello. Non è un po', c'è un po' il rischio. Ah, un'altra domanda. La mia domanda invece riguardava la percezione, la percezione da parte del bambino ospite, cioè da parte del bambino che accoglie o della famiglia che accoglie, immagino che ci sia questo rischio. Invece da parte del bambino che arriva in un'altra casa, dal punto di vista proprio pedagogico, della percezione sia della casa sia della mamma dell'altro bimbo, non è un po' la stessa cosa? Cioè un bimbo che va ad un nido tradizionale non ha la stessa percezione della maestra rispetto a quella che ha, è lo stesso nella casa, cioè una volta che un bimbo è abituato ad uscire da casa sua e andare nel nido oppure andare nella casa di un altro, non è la stessa cosa? Cioè proprio ignorante. Allora rispondo prima a lei, no? Assolutamente sì, ed è il motivo per il quale poi abbiamo deciso di dare l'opportunità ad altre donne come me di attivare un nido famiglia con un sostegno però che le aiutasse a superare tutte queste difficoltà, perché inizialmente è tutto bellissimo. Il nido famiglia è H24, come dicevo prima, se tu trasformi la tua casa in un nido famiglia, in un nido. Se tu la tua casa la lasci esattamente così com'è, la modifichi la mattina dalle 7.30 alle 16.30 con quegli accorgimenti, quindi per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda l'arredamento, che l'arredamento che cosa include? Include un tavolino, un tappeto colorato, materiale didattico, giochi, nient'altro, un fasciatoio, ma di solito chi ha un bambino da nido già un fasciatoio ce l'ha, i giochi già ce l'ha, per cui poche cose, che finito il lavoro, quindi alle 16.30 quando i bambini vanno a casa, quelle poche cose che tu utilizzi per la tua attività le metti in un angolo o comunque in una stanza chiusa, e questo aiuta tantissimo. Noi è chiaro che tutto il nostro progetto verte proprio su questa cosa qui, aiutare tutte le mamme che hanno attivato un nido famiglia a farsi, a insegnare loro a staccare la spina, non mi viene altro termine, dalle 16.30 in poi. Dopo, cioè, devi imparare a fare questa cosa. Per cui, insomma, però ti assicuro che se già la tua casa te la tieni così com'è, non la trasformi, è un passo in più che fai. Poi sta a te, insomma, con noi lavorano delle mamme che veramente H24 ci sono, nel senso che la loro casa la lasciano aperta anche la sera, quindi offrono servizio serale. Io sinceramente mi chiedo, io dico, ma chi ve lo fa fare? Perché poi diventa, da un eccesso a un altro, cioè lì non vai più a coniugare vita familiare e lavorativa, lì lavori e metti... costringi i tuoi familiari a lavorare con te o comunque a subire il tuo lavoro, no, quindi una via di mezzo c'è, e noi la nostra missione tra virgolette è proprio questa, no? Cercare di trasmettere quelli che sono i valori e soprattutto che la famiglia in primis, tutto il resto è noia sicuramente. Volevo rispondere a lei. Solo per completare appunto la cosa, l'aspetto modulare della casa è fondamentale, primo, e secondo che la casa, sì, come diceva Caduce, è vero che è tutta la casa, ma molto dipende dalla casa, cioè se parliamo di un appartamento è chiaro che sarà tutta la casa, ma se io, come per esempio noi a Maccarese abitavamo in una casa su due piani, che da lì in poi abbiamo avuto sempre casa su due piani, perché? Perché nella casa, magari a pian terreno in genere c'è tutta casa, e di solito nel piano superiore ci stanno le camere con un bagno, questo diciamo il nostro assetto tipo della casa, e quindi è chiaro che è vero che magari le grandi, le nostre più grandi hanno avuto qualche difficoltà, però la scorciatoia era, mangiavano una cosa e sparivano su un cameretta dove comunque i bambini non andavano, quindi è chiaro che se si può una divisione nel rispetto degli altri componenti della famiglia è utile. Laddove non è possibile, è chiaro che il nido famiglia chiede qualcosa anche agli altri componenti della famiglia, è uno dei motivi per cui a noi piace tanto questo termine nido famiglia, è perché deve passare chiaramente il concetto che tutta la famiglia è coinvolta in questo progetto. Noi abbiamo visto anche con i colloqui, parleremo poi delle selezioni, noi facciamo e quant'altro,
ma ve lo dico proprio a occhi chiusi, che una marcia in più ce l'hanno quelle coppie che vengono, marito, moglie, e magari anche col figlio a chiedere informazioni, coi figli a chiedere informazioni, piuttosto che magari quella che viene solo la mamma interessata, però senza l'appoggio del marito, che il marito non ne sa niente, che i figli magari non funziona, perché comunque qualcosa cambia a tutti. Perché anche culturalmente la casa, specie chi magari ancora sta pagando il mutuo, quei prezzi che fino a qualche anno fa c'è stato, insomma le case costano, e quindi comunque tu metti a disposizione un bene che di solito è il più grosso che hai, in cui magari sono dei mobili che hai pagato, in cui magari ci stanno dei vetri, dei regali, televisori, hi-fi, a gente che comunque sostanzialmente è sconosciuta, e quindi insomma già è un passo importante aprire casa proprio agli altri. Dire che questo avvenga in maniera indolore è un falso mito, perché comunque è una cosa che innanzitutto va condivisa, quindi da tutti i componenti della famiglia, perché altrimenti poi, se non succede subito, poi la criticità esce dopo. Vai. Sì. Allora, la differenza tra il nido tradizionale e il nido famiglia vissuta dal bambino, a parer mio, è sostanziale, perché, come dicevo prima, proprio per quanto riguarda già l'inserimento stesso, no? Già la conoscenza che il genitore fa all'interno del nido famiglia per poter portare poi il proprio figlio, quindi di solito il genitore si presenta sempre con il bambino per un primo colloquio conoscitivo con la mamma gestrice, e già lì il bambino si ritrova all'interno di una casa con una signora che potrebbe essere anche un'amica della mamma, quindi ci si prende il caffè, si mangiano due pasticcini, si racconta del progetto del nido famiglia, delle varie tipologie di frequenza, e nel frattempo il bambino prende confidenza con un ambiente che le è già familiare, perché è una casa, quindi c'è la cameretta con i giochi, un lettino, insomma l'ambiente è già diverso da quello di un nido tradizionale, che ce ne sono di bellissimi, però al primo impatto il bambino già sente che è un ambiente totalmente diverso da quello della sua casa, quindi lo vive come un vero distacco. Anche all'interno di un nido famiglia l'inserimento del bambino viene vissuto come un distacco, però noi diamo la possibilità al bambino e al genitore, anzi non è che diamo la possibilità, per noi è obbligatorio che l'inserimento venga fatto all'interno del nido famiglia con il genitore sempre presente durante tutte le ore dell'inserimento, quindi il genitore inizia l'inserimento col bimbo. Per una settimana sta sempre con noi, quindi ci prendiamo il caffè, chiacchieriamo, giochiamo, il bambino nel frattempo conosce me e poi piange, riva dalla mamma. Tutto questo chiaramente con un'organizzazione da protocollo, quindi un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, fino ad arrivare alla fine del venerdì della prima settimana, che il bambino quando entra, però è un ambiente piccolo, per cui con 4-5 bambini, quindi anche il confronto non è un confronto, ci sono bambini che piangono tutto il giorno, no? Perché io purtroppo ho vissuto l'inserimento delle mie figlie all'interno del nido ed ho lavorato all'interno di nidi dove purtroppo i bambini piangono e li lasciamo piangere, cioè sono talmente, a volte ti ritrovi in un nido con due educatrici e 25 bambini che durante l'inserimento piangono, credimi, non perché si è cattivi, ma per forza le cose poi li lasci piangere, nel senso che non riesci a star dietro a tutti. Il nido famiglia invece è diverso, quindi la mamma gestrice riesce a dare più attenzione, anzi assolutamente la dà più attenzione al bambino, perché di solito si è sempre in due all'interno di un nido famiglia con 5-6 bambini, soprattutto durante il periodo dell'inserimento, quindi lo vive sicuramente pedagogicamente parlando in maniera più serena, acquisisce più sicurezza tutto lì. Poi certo abbiamo anche avuto però inserimenti che niente, non sono andati, nel senso che poi quello dipende anche dal rapporto mamma figlio, quindi è tutto un discorso che insomma lì non è neanche di mia competenza aprire, però sì, insomma la differenza a parer mio, da mamma te lo dico, non quindi da scarabocchiando, da mamma sicuramente è migliore. Poi insomma questo un approccio abbastanza importante l'abbiamo dato. La rete come nasce? La rete nasce dalla prima mamma, che da una mamma del mio nido famiglia, del nostro nido famiglia, che portava la propria bimba, quindi era una mamma di quelle che che insomma usufruiva del servizio, e ci ha chiesto durante il percorso con noi come abbiamo fatto a fare sta cosa, perché la voleva fare pure lei,
mamma mia, e come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto? Lui ovviamente si è interessato a farlo diventare un progetto di rete. Io, come vi dicevo prima, avrei continuato, cioè per me lavorare con i bambini è gratificante, la gratificazione personale e professionale io la trovo. Con gli adulti non vi nego che un po' meno, perché ovviamente c'è un confronto diverso, ho problemi diversi, non mi diverto, quindi insomma è vero, questo è. Vabbè, comunque abbiamo iniziato, è vero, abbiamo iniziato il progetto Scarabocchiando, quindi Luisa ha aperto il suo primo nido famiglia. E abbiamo dato a lei tutti gli strumenti che noi avevamo, quindi la programmazione didattica, come portare avanti una programmazione didattica, come fare un inserimento, come organizzare una giornata tipo, però sinceramente molto alla buona, perché dovevamo ancora mettere insieme tutto. Piano piano, chiaramente lavorandoci su e lavorando di testa su come veramente farlo diventare un progetto da poter proporre ad altri, abbiamo organizzato uno staff, quindi pedagogisti, psicologi, nutrizionisti, quindi un pedagogista, amica nostra, uno psicologo, amico nostro, e un nutrizionista, amico loro, che ci hanno fatto conoscere. Da lì, per cercare di capire come potevamo mettere su uno staff, come potevamo mettere su una formazione, come potevamo dar supporto a quelle mamme, qualora ci fossero state, che durante il percorso lavorativo potevano poi perdere la motivazione, no? Aperto il primo nido famiglia, poi abbiamo aperto il secondo nido famiglia nello stesso paesello, poi il terzo nido famiglia, e da lì abbiamo potuto mettere in pratica tutto quello che era il nostro progetto. Quindi c'è stata la prima formazione, c'è stato il primo supporto psicologico, ci siamo organizzati con un nutrizionista, e quindi il primo menù stilato da un nutrizionista, di modo che insomma non si potesse sbagliare. E questo è stato l'avvio al progetto Scarabocchiando. Adesso insomma ce ne sono un po' in giro in Italia di nidi famiglia Scarabocchiando, e veramente insomma siamo molto contenti, perché è un progetto sano, perché inizialmente c'era una selezione motivazionale con uno psicologo, adesso non facciamo più selezione motivazionale con uno psicologo, perché Scarabocchiando fa selezione naturale, nel senso che chi si avvicina veramente, guarda, veramente chi si avvicina a Scarabocchiando, se tu veramente è una cosa che vuoi fare la fai, se hai altri scopi che sono solamente economici, non ce ne sono. Cioè, sono tutte mamme che noi conosciamo, tutte, una per una, siamo stati all'interno delle loro case, c'è un rapporto di stima, di fiducia, che questo, secondo me questa è la chiave per poter portare avanti un progetto del genere. Quindi insomma noi siamo sempre disponibili al telefono, ci muoviamo, cioè, siamo venuti qua, ci ha fatto tantissimo piacere, ma viaggiamo tantissimo in giro per l'Italia, proprio perché ci va di andare poi a monitorare i nidi famiglia, perché effettivamente dietro tutto questo lavoro e dietro tutta questa grande rete c'è un controllo, quindi non è che si apre un nido famiglia e poi no. Il progetto è un progetto chiaramente studiato e valutato bene, quindi noi abbiamo in ogni regione una responsabile e psicologi e pedagogisti che periodicamente, vi dico quasi una volta al mese, monitorano i nidi famiglia senza preavviso. Quindi questo dà garanzia ai genitori, ma soprattutto a Scarabocchiando, perché io ovviamente io ho quattro figli e voglio dormire tranquillissima, perché pure i figli degli altri devono star bene come stanno le mie, per cui è una responsabilità enorme che ho e la sento. Per cui insomma è una garanzia avere tante persone che hanno sposato questo progetto, perché poi effettivamente, come dice Paolo, è un'associazione senza scopo di lucro veramente, nel senso che è chiaro che c'è il riscontro economico, ma non ci si arricchisce. Quindi tutte le persone che collaborano con Scarabocchiando, psicologi, pedagogisti, nutrizionisti, non sono persone che hanno, no? Hanno lavoro con Scarabocchiando, sono persone che hanno sposato il progetto, che quindi hanno ovviamente un riscontro economico pari a quello che è l'impegno sociale che hanno preso con noi. Per cui insomma è questa la rete sociale che siamo riusciti a creare, e insomma diciamo che a me la vita l'ha cambiata, devo essere sincera, sì, veramente, come mamma, come donna, come imprenditrice anche, no? Perché insomma veramente io lavoravo all'interno di una scuola, quindi ritrovarmi poi a dover fare anche formazione, e per me è stata insomma una bella cosa.
Sì, assolutamente sì, e tutto questo poi, ecco, tutta la mia esperienza, io la riporto sempre a tutte le mamme che lavorano con noi, quindi ognuna di loro ha da aggiungere sempre qualcosa all'interno di Scarabocchiando, quindi ogni nido famiglia, ogni gestrice di nido famiglia fa parte della formazione con noi, fa parte della rete in maniera attiva, per cui coinvolgere tutte quante loro dà anche quella motivazione in più, quella crescita professionale che poi ci aiuta, no? Comunque perché è tosta. Comunque il nido famiglia è faticoso. questo sì. Beh, io credo di aver detto anche le difficoltà, no? Sì, no, diciamo perché le difficoltà adesso sarebbe, ecco, importante porre l'accento, credo, anche sull'aspetto economico e finanziario nel dettaglio, no? Perché poi. Non volevi dire domani questo? Beh, no, domani poi entriamo alla parte amministrativa, okay. Nel senso l'aspetto economico e finanziario, perché comunque dice, vabbè, ma io quanto ci guadagno in soldoni ad avere il nido familiare? E, innanzitutto il primo guadagno è quello che qui è indicato come ultimo punto, che è il valore condiviso, nel senso che noi sia come famiglia, sia come rete di famiglie, sia come rete di nidi, la prima cosa importante, che non è seconda a nessuno, ne sentivo parlare questa mattina, è la percezione di benessere familiare, nel senso che se tu hai figli e li vivi, già quella è una cosa che non apprezzo, quindi il fatto di poter vivere in maniera serena e tranquilla, rapporto con i tuoi figli che crescono e riuscire a condividere questo con altre famiglie che anche loro riescono quindi a poter vivere in maniera flessibile e serena il valore della crescita dei propri figli, questo è un valore che a mio avviso è e resta il numero uno nella scelta del nido familiare. E, ovviamente poi tutto questo trasformare anche in una cosa economica, un rendiconto anche economico. Per chi porta i bambini nel nido familiare il rapporto è immediato, perché come essendo attività sociale le quote che vengono pagate sono direttamente correlate col tempo in cui il bambino all'interno del nido. Si tratta di orari flessibili, proprio perché noi siamo in casa nostra, quindi non c'è un orario in cui la casa non c'è o chiusa. Si può far tardi, possiamo dare un orario, però sappiamo sempre che il bambino sta lì, male che va, aspettiamo il genitore. Questa è una grave errore, però. Sì, però è una maggiore tranquillità. In più può succedere che il genitore stesso può condividere del tempo del proprio bambino in casa, perché se viene mezz'ora prima, piuttosto che può trattenersi con noi in casa, perché non è un asilo tradizionale in cui prendi e il bambino c'è, arrivederci, zainetto, ha mangiato tutto, ciao. Quindi c'è una possibilità di confronto e di controllo, e in più anche il genitore fa parte dell'associazione e quindi ci dà suggerimenti e ci dà indicazioni, sperimentazioni, e talvolta magari fa anche dei laboratori, propone delle attività all'interno del nido, quindi il genitore diventa protagonista. In altre parole, spende comunque in maniera molto più razionale e molto più controllata le proprie economie, e ha anche un valore aggiunto rispetto alla vita, rispetto al proprio figlio e al tempo che trascorre con lui. Per chi invece gestisce il nido familiare, posto che, come dice Catiuscia, non è un'attività con la quale ci si arricchisce, abbiamo sostanzialmente, e parlando sempre di microeconomie, innanzitutto è bene porre l'accento su ciò che non si spende quando uno lavora in casa propria e cresce contestualmente il proprio figlio, perché già il fatto che io sto a casa mia e ho delle economie senza dovermi muovere da casa significa che io non spenderò soldi in benzina, autostrada, assicurazione e quant'altro, non ci avrò bisogno di una babysitter per mio figlio, e potrò portare in primo luogo anche avanti l'educazione di mio figlio, l'alimentazione, il tempo libero e quant'altro. Stessa cosa, il progetto, come dicevamo all'inizio, di condivisione no profit parte dal fatto che le altre famiglie comunque collaborano e portano delle economie che vengono spese in casa mia. Quindi ad esempio la cosa più banale, l'alimentazione, in un nido familiare di fatto dopo un po', se ci sono 2, 3, 4 bambini presenti, la famiglia già comincia ad avere un guadagno per il fatto che gli altri genitori con le loro quote pagano magari già fosse altro le spese alimentari, 300, 400, 500 euro al mese, già tu non ce l'hai più, quindi tu stai a casa con magari le piccole rette che ti danno altri genitori e perlomeno le spese tue alimentari ce le hai coperte. In più, se hai speso delle infrastrutture per allestire il nido familiare e continui a spendere per il materiale didattico, continui a spendere per la tua formazione, aggiornamento, concorsi e quant'altro che nello specifico vedremo domani, e essere in associazione significa che l'associazione ti può restituire questi soldi man mano che il nido famiglia cresce sotto forma di rimborsi spese, quindi è utile che
tu continui ad investire, a crescere professionalmente e a offrire dei servizi sempre, sempre migliori ai bambini che vengono nel tuo nido senza spendere nulla, perché tutto ti viene rimborsato con le rette dei bambini. Se, come capita, e attualmente diciamo che su oltre il 50% di nidi scarabocchiando, questa è la condizione attuale, quando questi bambini non sono più casuali, ma cominciano ad essere bambini che vengono tutti i giorni ad orari quasi stabiliti e quant'altro, si crea la condizione per avere anche una busta paga vera e propria. Quindi significa che tu hai un'attività che non solo già tutto quello che spendi ti viene ampiamente rimborsato, ma cominci ad avere anche una busta paga che mediamente nei nidi di famiglia scarabocchiando si aggira tra i 500, i 700, 800 euro al mese. Quindi significa che tu hai una busta paga da lavoro dipendente, oltre a tante spese che comunque avresti avuto dentro casa, che per il semplice fatto che magari hai altri bambini in casa propria ti vengono anche rimborsate. Quindi sostanzialmente c'è un doppio guadagno: un rimborso spese per le attività, per la gestione normale della casa, e uno stipendio che viene da questa attività, e mancate spese dal fatto che non devi andare via, cioè, essendo presente dentro casa non c'hai altre spese. Io faccio sempre dei conti molto si può dire conti della serva, no? Cioè, se io faccio il commesso in un centro commerciale che sta a 40 km da casa, a 30 km da casa, e prendo 1000 euro di stipendio netti, io non prendo 1000 euro a fine del mese. Io, ma se mi va bene, non ho preso 600, perché al centro commerciale ci dovrò andare e tornare. Comunque la pausa pranzo la dovrò fare lì, probabilmente ci dovrò fare anche colazione. E in più c'è un famoso costo chilometrico, cioè il costo, se io vado con la mia automobile, io non pago solo la benzina nell'automobile, pago consumo d'olio, di carburante, magari rischio di avere un incidente in cui ci ho torto perché ancora non mi ero svegliato bene, ho tamponato uno che stava fermato al rosso, cioè tutti i costi che in economia hanno chiamati costi occulti, che vanno ad abbassare il valore del mio stipendio. Se io tolgo tutte le variabili legate alla mobilità, perché già opero dentro casa, e beh, insomma, significa che, e questo in soldoni si fa presto, perché come dicevamo prima, io e lei abbiamo visto sempre con una sola automobile. In qualsiasi altro assetto avevamo visto diversi anni fa, quando abbiamo un nido famiglia, la prima cosa da fare era andare a comprare un'altra macchina. Cioè, un'altra macchina in casa, oltre all'acquisto, costa come minimo 1.500-1.000 euro d'assicurazione, più bollo, più benzina e più altri oneri. Quindi significa che tu, quando hai un'altra macchina e quant'altro, e poi la devi pure spostare questa macchina, significa che tu vai a modificare delle economie. Quindi nelle microeconomie di una casa un nido familiare incide. Posto che, questo è bene che venga posto l'accento sul fatto che il nido familiare ad oggi è un pochino come si propone anche a livello della legge 285/97 che l'ha introdotto tanti anni fa, e resta un servizio sociale che è principalmente mosso dalla possibilità di dare un'opportunità di reinserimento al lavoro o di inserimento per le mamme che sono rimaste senza lavoro, magari in seguito a una maternità. Questo lo dico perché è vero che il nido familiare, come dicevamo prima, le economie in casa le porta, ma in nessun contesto, compreso scarabocchiando, si può dire che sia una vera alternativa a un lavoro dipendente tradizionale, perché anche un lavoro dipendente 1.000-1.200 ce n'ha, è vero, altri tanti sotto forma di contributi, sotto forma di FR, sotto forma di pensione e quant'altro. E di solito un contratto tradizionale lavoro dipendente verte su 12, 13, 14 mensilità in base al contratto collettivo nazionale. Nel nido familiare è vero che c'è la busta paga, la busta paga viene messa nei periodi in cui il nido familiare è attivo, quindi sui 12 mesi dell'anno di solito si lavora 10 mesi all'anno, okay? Quindi è chiaro che il nido famiglia è un'attività di reinserimento al lavoro per chi magari è rimasto fuori o per chi magari è ancora in cerca della prima occupazione. Noi quando ci chiedono anche via email informazioni del genere, io sono dipendente presso X, però il mio sogno è lavorare con i bambini e vorrei aprire un nido famiglia, noi rispondiamo sempre sì, certamente lo puoi fare, però valuta bene prima gli aspetti economici, perché il nido famiglia, come tutta l'associazione scarabocchiante e come tanta imprenditoria, è imprenditoria sociale, e imprenditoria significa che tu rischi, è sempre un margine di rischio che il lavoratore dipendente in generale non ha. Soprattutto non sempre funziona come attività, nel senso che il nido famiglia, come dicevamo prima, se viene attivato in una zona dove
c'è tanta richiesta e non c'è nessuna offerta, hai fatto bingo, ma non sempre funziona così. Poi, avendo la possibilità di poter ospitare soltanto fino ad un massimo di 6 bambini, l'entrata economica è interessante, perché sicuramente è un'entrata economica interessante, ma non non devi però dover rinunciare ad un'attività, ad un lavoro a tempo indeterminato. Ecco, questo voglio dire, nel senso che il nido famiglia nasce per conciliare vita lavorativa e familiare, quindi stai a casa con il tuo bimbo, in più accudisci 4-5 bambini ed economicamente contribuisci, no, a quella che è l'economia familiare. Però chiaramente non sostituisce un lavoro vero e proprio. Questo lo dimostra anche il fatto che tante mamme, dopo il terzo o quarto anno, chiaramente c'è un turnover, perché ovviamente, no, il figlio cresce. E poi quello che dicevi tu, Laura, sulla motivazione, no? Stare dentro casa effettivamente dalle 7:30 alle 16:30, anche se poi la tua casa la riporti a quello che era inizialmente, però devi fare un bel lavoro con te stessa, per cui è vero che ci sono mamme che dopo 3-4 anni mollano, ma è vero anche che ci sono mamme che sono 10 anni che lavorano con noi, quindi quello dipende, è molto soggettivo, quindi come la capacità che hai tu di portare avanti questo progetto. Sì, questo poi dipende da regione a regione, nel senso che ci sono regioni come il Piemonte e l'Emilia Romagna che hanno o fai il PGE e quindi hai un titolo di studio, una laurea e quindi puoi portare avanti il progetto finché ti va, o altrimenti se non hai nessun titolo di studio devi fare soltanto finché tuo figlio ha 3 anni, compiuti 3 anni, punto, e non ha senso, non ha proprio senso. Mentre invece nella regione Lazio, in Puglia, insomma in tante altre regioni c'è ancora la sperimentazione, che è una sperimentazione che oramai dura da tanti anni, che quindi non è richiesto titolo di studio, non ci sono dei parametri ben definiti, per cui insomma ci sono quelle 4 regole che sono le stesse che noi portiamo avanti, insomma, che quindi niente titolo di studio, una civile abitazione, 6-7 bambini, non di più, poche altre cose, insomma la facilità di aprire un nido famiglia ad oggi, e meno male, devo dire che io è vero che a volte mi scontro con chi di questo progetto critica la facilità, no? Nel senso che io non ammetto che per aprire un nido famiglia non bisogna avere un titolo di studio, perché il titolo di studio, la laurea ti porta ad essere più preparata nell'accudire. Io non sono totalmente d'accordo, perché come per esempio non è parametro di nulla essere una brava mamma, non è parametro di nulla neanche avere un titolo di studio. Il nido famiglia è accudimento. Da 0 a 3 anni il bambino ha bisogno di essere accudito con tutta la forza di cui siamo capaci, con tutto l'amore di cui siamo capaci. Per cui certo che bisogna avere una preparazione, però questo non deve limitare l'apertura di un nido famiglia. Noi, proprio per evitare, quindi per evitare di sbagliare, abbiamo organizzato per ogni regione mensilmente una formazione che dà a tutte le mamme, e questo è obbligatorio, a tutte le mamme gli strumenti per poter continuare a lavorare. Sì, io sono passata alla slide successiva, però vabbè, tanto ve l'ho già detto quello che devo dire qua. Perché devi lui? No, una cosa importante, perché poi adesso lei è già partita con la rete, che è la successiva, però adesso solo un ultimo punto su quello che è invece la una delle criticità che... Sì. Che praticamente e poi la soluzione appunto è nella rete solidale, la difficoltà una delle difficoltà che più si vive nel gestire un nido familiare da soli, e questo lo viviamo anche perché a noi come associazione ci contattano tante persone che già hanno un nido familiare proprio. E noi diciamo che ormai un 30% dei nostri nidi di famiglia erano nidi di famiglia aperti da soli, che poi si sono uniti a Scarabocchiando. Questo proprio per dirvi che uno delle ragioni che Catiuscia aveva accennato poc'anzi, appunto la mancanza di condivisione e confronto, ma anche la parte
della parte di gestione degli aspetti amministrativi ed economici, burocratici, che oggi cominciano ad essere veramente complessi, ma probabilmente quello più critico appunto sono l'affrontare da soli, quindi avere come unico referente o il proprio marito o i bimbetti che stanno dentro il nido, o peggio ancora i genitori, rispetto alle dinamiche e le difficoltà di tutti i giorni. Questo significa che se lo vuoi fare da solo e vuoi avere ad esempio una consulenza di uno psicologo, di un professionista che sia specificamente formato e preparato sulla realtà dei nidi familiari, fai difficoltà, perché se tu apri il nido a Monselice e non c'hai già una rete a quale rivolgerti, a voglia, come Monselice, a voglia spiegare allo psicologo, alla pedagogista che cos'è il nido familiare, qual è la difficoltà che ha incontrato, anche perché molti, noi che siamo nel settore, per noi è normale, no? Però tante famiglie ancora oggi non sanno che cos'è il nido famiglia, quindi tu innanzitutto devi spiegare che cos'è, poi devi spiegare le caratteristiche e poi alla fine devi cercare di far capire le tue difficoltà, cosa che come diceva prima Catiuscia, ha tolto l'entusiasmo iniziale della novità, aver raggiunto un traguardo professionale o un'ambizione. Poi piano piano la criticità esce fuori e questo diventa tanto più complesso per via anche dei costi che sono quelli della formazione iniziale. Ma faccio un esempio banale, l'assicurazione della responsabilità civile scarabocchiando, che noi l'abbiamo fatta nel 2010 insieme all'allora ISVAP, che insomma ci mandò gli ispettori a verificare il tipo di attività, per cui ci ha formulato un'attività, un'associazione, una polizza assicurativa in cui l'unica in Italia ad oggi in cui c'è scritto Tagesmutter, nidi in famiglia, con la possibilità di avere, cioè con la certezza di avere assicurato l'infortunio al bambino o all'educatrice che si infortuni all'interno di una casa, quindi non di una struttura appositamente creata per il nido familiare, è una cosa particolare e purtroppo costosa. Allora, se questa attività, come tutta una serie di costi, ad esempio le consulenze professionali di psicologi e pedagogisti che in riunioni appositamente strutturate presso degli ambienti che possono essere sale riunioni, noi facciamo riunioni ormai in tutta Italia, però insomma avere la possibilità di avere delle riunioni, degli incontri e delle supervisioni con gli altri, da soli non si riesce. Cioè, quindi significa che mano a mano che va avanti l'attività crescono le difficoltà e la possibilità di avere confronti e costi diventa oneroso e talvolta quasi impossibile. Per questo diciamo la condivisione dei valori di cui che accennavo prima è proprio uno degli elementi che a noi più è piaciuto, anche quando lei dice noi abbiamo fatto il secondo, terzo nido. Io come famiglia l'abbiamo vissuta come una cosa bella, che è possibile tuttora condividerla con altre famiglie, perché poi la cosa importante è che se una cosa funziona in un ambito può funzionare e deve essere condivisa con gli altri, ed è bello se la crescita è comune per tutti, perché se una cosa che ha funzionato a casa nostra può rivelarsi una soluzione anche per le altre famiglie, allora significa che stiamo veramente famiglie solidali e stiamo rispondendo al concetto del mutuo aiuto tra famiglie, che è quello statutario, insomma. E da lì appunto la nostra diciamo organizzazione in rete. Assicuro? Sì. L'organizzazione, io devo seguire quindi le slide, dico bene. Vabbè, allora l'organizzazione in rete solidale, no vabbè, a parte gli scherzi, quello che facciamo noi come associazione, quindi poi in realtà no, la domanda è perché io devo farlo con Scarabocchiando, visto che in alcune regioni, quindi in Puglia, Lazio, Campania, Sicilia, Lombardia anche, no? Anzi no, Lombardia c'è un regolamento. Perché lì dove non c'è una normativa io il nido, e dove quindi il nido famiglia lo posso fare da sola, perché devo comunque scegliere di farlo con Scarabocchiando? Che mi dà Scarabocchiando? Scarabocchiando fa questo in realtà, quindi la selezione significa cosa? Che io solitamente mi occupo di questo, mi occupo di avere un primo colloquio con la mamma gestrice che vuole aprire un nido famiglia e quindi farmi raccontare. Ma ci raccontiamo anche in realtà, quindi non è un colloquio lavorativo, piuttosto è un colloquio conoscitivo dove poi si parla esattamente così, insomma, e ci si racconta quali sono le motivazioni soprattutto, no? Qual è anche il motivo per il quale poi si sceglie di lavorare con i bambini, insomma
Già questo, per quanto mi riguarda, è una sorta di selezione, perché come dicevo prima, tante mamme, tante donne si sono avvicinate a Scarabocchiando perché avevano perso il lavoro e quindi la vedevano come un'attività facile, no? Apro domani mattina, prendo due tavolini, quattro sedie, apro un nido famiglia e eccolo là che lo stipendio è fatto. Per cui a me sinceramente, cioè, non, siccome la responsabilità la sento, quindi questa cosa la rimando immediatamente. Quando sento quanto si guadagna, automaticamente ti arriva che non è cosa, per cui insomma perlomeno non con Scarabocchiando, ma lo dico sul serio questo, perché insomma lavorare con i bambini è una cosa troppo troppo seria. Quindi c'è una prima selezione, dopodiché se quando noi raccontiamo, quando ci raccontiamo, quando presento il progetto, si attiva il nido famiglia, quindi si è d'accordo ad attivare un nido famiglia, noi ci occupiamo di tutto l'iter burocratico, quindi la casa, la verifica dell'appartamento, la documentazione, quindi l'impianto elettrico, la documentazione che attesti l'impianto elettrico a norma, se c'è la caldaia, la certificazione della caldaia, quindi il famoso bollino blu, la verifica degli ambienti, un'organizzazione basica su come sistemare la casa durante le ore di nido. È un tirocinio, perché è vero che in alcune regioni non è richiesto titolo di studio, quindi chiunque potrebbe aprire un nido famiglia domani senza nessun problema. Noi facciamo fare un tirocinio di almeno 100 ore all'interno di un nido famiglia, dove ci si mette molto in discussione e spesso chi fa il tirocinio poi automaticamente decide di non aprire più il nido famiglia, quindi anche quella fa parte della selezione iniziale. Quindi facciamo fare queste 100 ore poi all'inizio, insomma, almeno che non c'è una lunga esperienza di tirocinio, un'ulteriore verifica, quindi un colloquio con la nostra psicologa Patrizia Carrozzo, che insomma si occupa anche dei monitoraggi e della formazione. Pubblicità, quindi ci occupiamo della pubblicità, ci occupiamo di rifornire tutto il materiale pubblicitario che servirà poi, anche se come dicevamo prima fuori, la miglior forma pubblicitaria è il passaparola, specialmente nei piccoli paesi dove ci si conosce, no? Quindi insomma il volantino fino ad un certo punto, ma poi il passaparola è sicuramente la formula migliore. E poi c'è tutto il nostro know-how, tutta la nostra disponibilità, la condivisione della didattica, quindi chi apre un nido famiglia, oltre ad aver fatto il tirocinio, oltre ad aver fatto una verifica, oltre ad aver conosciuto Scarabocchiando, poi non rimane da solo, quindi Scarabocchiando segue il nido famiglia durante tutto il percorso lavorativo, quindi sia per quanto riguarda la didattica, sia per quanto riguarda i laboratori, sia per quanto riguarda anche le esperienze particolari che sono legate sempre al lavoro. Quindi in che modo noi ci occupiamo di questo? Come dicevo prima, non è necessario avere un titolo di studio e per me non è un limite, nel senso che va bene, ok, però ovviamente ti devi formare, cioè nel senso che va bene che non è richiesto, ma noi ti chiediamo da contratto, quindi dal momento che tu apri un nido famiglia con Scarabocchiando, si firma un contratto che è semplicemente tutto quello che io vi sto già raccontando, però messo nero su bianco, così nessuno dei due si dimentica quali sono i nostri doveri. Quindi da contratto io ti chiedo che tu almeno una volta al mese, per 4 ore di sabato, perché il sabato il nido famiglia è chiuso, vieni a fare la formazione da Scarabocchiando. Quindi Scarabocchiando tutti i mesi mette a disposizione nutrizionista, psicologo, pedagogista, puericultrice, laboratorio di yoga. Ieri prima vedevo il libro sullo yoga, noi facciamo yoga per bambini, quindi come laboratorio all'interno dei nidi famiglia c'è l'insegnante di yoga che una volta a settimana fa yoga con i bambini, ma anche come laboratorio esperienziale all'interno della formazione. E questo è obbligatorio perché oltre che a dare teoricamente gli strumenti per poter lavorare, c'è un momento di condivisione, di supervisione con lo psicologo. La supervisione, sicuramente lo sapete meglio di me quanto è fondamentale, no? Per chi fa questo lavoro. Quindi la supervisione con uno psicologo che ci dà, che ci aiuta ad esprimere tutti i nostri dubbi, incertezze, paranoie, paure, senza nessun problema. Io porto sempre l'esempio di quanto a volte può capitare, magari c'è quel bambino che non lo sopportiamo, succede, però non è cattiveria, però c'è quel bambino che non ti sta simpatico, e
magari la vivi, se tu questa cosa non la esponi, non ti confronti con qualcun altro, la vivi come oddio sono una bestia, mamma mia no, quanto, come che lavoro faccio, cioè io sto ragazzino non lo posso vedere, lavoro con i ragazzini, e invece è normale, basta soltanto poi condividerla e prende coscienza del fatto che siamo esseri umani e che qui... Questa cosa è successa, la nostra psicologa ha un nido famiglia, gestisce a sua volta un nido famiglia, lei è di Lecce tra le altre cose, abbiamo due psicologi tutti e due della Puglia, tutti e due pugliesi, no? Uno di Lecce e Martino di Ostuni, bellissima. E a lei è successo di non riuscire ad entrare in sintonia con un bambino, per cui insomma voglio dire non è, succede. E questo è quello che noi facciamo durante la formazione, è per questo che per me è obbligatoria, è per questo che chiedo a tutte le mamme di partecipare, non ti dico tutti i mesi però insomma quasi, per riuscire a condividere insieme quelli che sono problemi che si presentano, anche problemi col genitore, perché insomma coi bambini si supera tutto, con i genitori un pochino meno, per cui impariamo anche a gestire il genitore invadente, insomma diciamo che aiuta tanto, quindi al di là del titolo di studio, durante tutto il percorso lavorativo avere un aiuto in questo senso sicuramente è utile. Un'altra cosa importante che io chiedo ed è obbligatoria per Scarabocchiando è che venga frequentato anche un corso di primo soccorso pediatrico e di manovre di disostruzione, quindi io vi racconto adesso a grandi linee quello che come associazione chiediamo affinché il nido famiglia possa funzionare, insomma, quindi obbligatorio con la Croce Rossa perché rilascia un attestato esecutore, quindi ci sono tante organizzazioni o società che organizzano corsi di sostruzione infantile, per me la Croce Rossa rimane la migliore, insomma, questo sicuramente. Confronto costante con altre realtà è quello che vi dicevo, quindi la supervisione, il confronto con chi ha un altro nido famiglia, quindi ci si racconta, ci si confronta, non c'è altra parola che rende meglio, insomma questo è importante. Tutto questo succede in tutte le regioni d'Italia, quindi noi in tutte le regioni abbiamo professionisti che si occupano di questo e noi chiaramente una volta al mese giriamo nelle varie regioni e facciamo a nostra volta un monitoraggio, una supervisione per capire se tutto funziona secondo quelli che sono gli standard di Scarabocchiando, che non è un franchising, spesso mi chiamano e mi dicono ah ma che è un franchising? No, assolutamente, è un'associazione e si condivide lo stesso progetto, con la stessa filosofia però, quindi le nostre linee guida non sono, cioè tu non devi comprare per forza tavolini come dice Scarabocchiando, che mi paga come ti pare, l'importante è che si porta avanti la filosofia che è quella del bambino, cioè al centro ci deve essere il bambino e tutto deve ruotare intorno a lui affinché tutto funzioni, cioè il bambino arriverà sicuramente sereno all'interno del nido famiglia e altrettanto serenamente deve uscire all'interno del nido famiglia e noi cerchiamo di dare questo strumento anche con la nostra disponibilità, io sto al telefono veramente quasi tutto il giorno, mi chiamano per le cose più assurde però va bene lo stesso, va benissimo, anzi questo è il mio lavoro e più mi chiamano per cose assurde più sono contenta di essere disponibile, no? Perché insomma questo mi dà anche a me la giusta motivazione poi per continuare. E accesso alle consulenze professionali è proprio quello che mettiamo a disposizione noi, quindi i professionisti come psicologi, pedagogisti che ovviamente per ogni problema sono sempre disponibili affinché... Salve? Sbagliato? Certo! Prego. Ok. Accesso alle consulenze professionali, quindi pedagogisti, psicologi, nutrizionisti, che dovesse capitare o comunque dovessero esserci problemi riguardo, ma anche riguardo problemi personali, familiari, comunque sono a disposizione di chi gestisce un nido famiglia ed anche questo è molto importante perché non ci si sente soli assolutamente, quindi loro sono a composito eccezionali veramente. Beh, la formazione e gli aggiornamenti continui, questo l'abbiamo già detto, il superamento degli ostacoli burocratici significa cosa? Che Paolo si prende, lui ha l'onere e l'onore di interagire con le istituzioni, quindi tutto quello che io dico, tutto quello che io chiedo tutte le volte che si apre una famiglia, poi Paolo le mette in ordine e interagisce con le istituzioni, quindi i vari permessi dove è richiesto, l'Emilia Romagna ci ha fatto veramente sudare, perché insomma tuttora, no, vero? Quindi insomma questo è quello che noi facciamo, quindi l'associazione Scarabocchiando
se tu vuoi aprire un nido famiglia con Scarabocchiando, queste sono le motivazioni e i servizi che noi offriamo. Sì, diciamo che nello specifico appunto la legge 285 del 97 appunto, che introduce la realtà dei nidi famiglia, delega agli enti locali il ruolo fondamentale, che è quello della promozione di tale servizio. E invece da dire che gli enti locali di solito si contraddistinguono appunto per la creazione di ostacoli sempre più complessi per la realizzazione del nido famiglia. Diciamo che noi come Scarabocchiando, uno dei motivi che soprattutto all'inizio ha portato insomma tante persone a contattarci è proprio perché ancora purtroppo ad oggi, quando chiunque magari dice voglio aprire un nido famiglia, voglio fare qualcosa di questo genere, si rivolge presso il comune o presso l'ufficio servizio sociale, dice io vorrei aprire questo, la prima risposta è non si può fare, la seconda è vietato. Cioè questo perché tutt'oggi ancora in Italia, nonostante noi soli ci avremo un buon migliaio di bambini iscritti, ma non so quanti altri ce ne saranno, perché non esiste solo Scarabocchiando, esistono altre reti, quindi 2-3 mila bambini frequenteranno in famiglia, però all'interno delle reti dei comuni, tranne qualche eccezione regionale, al di là di chi ha fatto le normative o no, perché tante regioni hanno normato, come vedremo poi più in avanti, però in generale la risposta è questa: nessuno ne sa niente. Quindi noi come prima attività funzionale e statutaria che facciamo è quella di dare informazioni alle famiglie, dando dei riferimenti su quello che la propria regione prevede, innanzitutto togliendo qualche dubbio e poi cercando, laddove poi i progetti vanno avanti, cercando di affiancare le regioni e i comuni, le amministrazioni locali, a meglio interpretare i regolamenti che loro stessi magari hanno fatto. Innanzitutto spesso glieli dobbiamo proprio portare noi, perché spesso al comune non ne sanno niente, quindi noi dobbiamo prendere magari la normativa regionale e inoltrarla al comune. E dopodiché al comune, con i vari rappresentanti, andare piano piano a sviscerare questo. Questo è un ruolo paradossale, perché ripeto, cioè noi facciamo qualcosa che sulla carta non dovrebbe esistere, perché è un'attività che dovrebbero fare gli enti locali, però il primo freno, diciamo il primo ostacolo che rende la creazione del nido familiare complesso è l'ente locale di riferimento, piccolo o grande che sia, perché se è grande se ne lavano completamente le mani, se è piccolo spesso danno informazioni distorte o mischiano le informazioni per l'asilo nido con il nido famiglia, la casa famiglia, e quindi prendono a riferimento delle normative, non c'entrano niente, ASLE e quant'altro. C'è da dire appunto che noi appunto come Scarabocchiando fin da subito abbiamo fatto una rete e ci siamo affiancati appunto, una volta che abbiamo capito, insomma già questo comunque era il 2006, di uno studio, una consulenza legale e posta elettronica certificata, con la quale proviamo a comunicare con tutti i comuni. C'è da dire che ancora oggi la posta elettronica certificata, che benché per legge di Stato dovrebbe essere l'elemento unico ed essenziale per comunicare con le amministrazioni, ancora oggi abbiamo difficoltà, cioè alcuni comuni dicono apertamente noi non stiamo leggendo la posta elettronica, quindi se volete qualcosa ce la dovete spedire per carta. Questo insomma per dare l'idea un pochino di quelli che sono gli scenari che un'associazione come la nostra, e comunque oggi dopo qualche anno ha una certa, come dire, peso, visibilità, insomma, quando scrive il nome dell'associazione. Ma quando un privato cittadino si affaccia alla pubblica amministrazione con un progetto di carattere innovativo e sperimentale, quindi innovativo significa che è nuovo, che prima non c'era e che è sperimentale, che quindi è un'attività che va sperimentata sul campo, si ritrova di fronte una valanga di ostacoli che spesso sono anche imprevedibili. E talvolta anche recentemente abbiamo dovuto mettere lo studio locale per i rapporti con il comune, cioè dobbiamo chiamare lo studio legale per poter avere una risposta che ci abbia un criterio, che ci abbia un senso da un ente pubblico. Probabilmente poi in alcuni casi, cioè, forse in alcun comune del Lazio devo andare a finire col tribunale amministrativo regionale, perché sono proprio i comuni diventano ostacoli. Quindi lo viviamo noi nel piccolo del nido famiglia, mi immagino chi fa veramente imprese con aziende più grandi. Comune diventa un ostacolo, noi abitiamo nel comune di Fiumicino e il nostro progetto nasce nel comune di Fiumicino dal 2006, giusto?
Collaboriamo con gli enti sociali, con gli assistenti sociali, quindi noi abbiamo all'interno dei nostri di famiglia bambini socialmente disagiati che, mandati dagli assistenti sociali. L'amministrazione comunale paga scarabocchiando e quindi il nido famiglia per questi progetti, però nel comune di Fiumicino non c'è un regolamento comunale sul nido familiare, neanche lo vogliono fare, cioè loro comunque di fatto non ci riconoscono come servizio per l'infanzia, però collaborano con noi perché siamo gli unici disposti ad accogliere i loro progetti. Questo è assurdo, e loro non collaborano con, loro non vogliono regolamentare il nido famiglia perché è un servizio povero. Quindi il comune non vuole assumersi una responsabilità per un servizio che economicamente alle tasche dei comuni non porta nulla. Questo è il motivo principale per il quale il comune di Fiumicino non fa nessun regolamento su scarabocchiando, perché poi scarabocchiando è una realtà importantissima nel comune di Fiumicino. Cioè, addirittura, ecco, se una mamma va in comune e chiede informazioni su nidi familiari, loro automaticamente ce la rimandano a noi, quindi c'è un'ottima collaborazione, un'ottima stima. Ed è viceversa, perché chiaramente anche noi, però poi non è riconosciuto come servizio, quindi questo, insomma. Sì, questo comunque fa parte dei tanti problemi che appunto ci sono con i vari codici civili, cioè con i vari codici e regolamenti che caratterizzano un po' tutto il panorama italiano. E quindi su questo è uno dei supporti che noi diamo, sia per la parte appunto amministrativa nella presentazione delle domande, e sia per la parte amministrativa e fiscale nei rapporti con le associate, perché come anche avete visto recentemente il Jobs Act, che è del 23 dicembre 2014, ancora oggi non c'è stato il decreto attuativo, quindi ancora oggi c'è mistero sulle prossime evoluzioni delle politiche del lavoro, sulla evoluzione della parte fiscale amministrativa. Quindi noi cerchiamo di far sì che e la posizione delle nostre associate che lavorano e stanno all'interno col scarabocchiando sia sempre allineata con quelli che sono gli adempimenti fiscali e loro, perché uno dei problemi anche del nido famiglia nella gestione propria è che comunque sei un imprenditore, come imprenditore te stesso hai anche degli oneri fiscali ai quali devi far fronte. Tutte queste accortezze e spese vengono a noi seguite con il maggior tempismo possibile. E dal punto invece di vista proprio dell'aspetto lavorativo e della sicurezza, noi sotto questo, come diceva Catiuscia, oltre alla Croce Rossa suggeriamo anche il corso di HACCP, perlomeno da operatore, quindi è un corso che dura credo 4 ore, insomma, però dà delle informazioni pratiche sulla gestione alimentare. E in più all'interno del nostro blog, sempre sul corso HACCP, abbiamo una sessione di applicabilità, cioè come si può applicare l'HACCP nella vita di tutti i giorni all'interno del nido, che non si può prendere così com'è integralmente e applicarlo nel frigorifero di casa o nella cucina di casa l'HACCP, perché non è così semplice, però avere quelle informazioni che poi possono essere spese all'interno della propria casa. Alla stessa maniera noi facciamo sì che alcuni elementi importanti che magari in una casa sono sottovalutati abbiano maggiore, siano oggetto di un'attenta informazione quando si apre un nido famiglia, quindi ad esempio la cassetta al primo soccorso, l'uscita di sicurezza, alcune indicazioni che non devono essere le luci artificiali dentro la casa, ma che siano degli elementi che diano tranquillità alla famiglia nello svolgere le proprie mansioni. Faccio degli alcuni esempi pratici: sicuramente nessuno a casa avrà il sensore antifumo in cucina, mentre invece è una cosa fondamentale, è un asilo interessante quando tu hai un sensore che contro il fumo, contro il fuoco in cucina, perché tu magari hai lasciato la macchinetta a caffè sul fuoco e sei andato di là con i bambini e non ti accorgi. Sì, però diciamo può succedere che tu fai una cosa così allontanando la cucina, quindi stai tranquillo perché stai con i bambini, intanto di là la cucina sta a prendere fuoco. E se questa cosa accade, ad esempio in giornate come questa, a gennaio, in cui 4:30, 5 notte, se ti prende fuoco un elemento in cucina, non è tanto l'incendio in sé, ma il panico che può proseguire all'incendio,
che può rappresentare un momento drammatico, perché la seconda cosa che accade in seguito a un principio di incendio è facilmente un blackout della casa, salta, magari prende fuoco la spina vicino in cucina e quello fa saltare la luce, quindi ti ritrovi magari in casa con 3-4 bambini che cominciano a piangere perché è saltata la luce, che le fiamme che vengono dalla cucina, magari da disorienti non riesci neanche a trovare la porta di casa. E uno dei motivi per cui appunto i principi di incendio, spesso non l'incendio ma proprio il principio, può essere pericoloso è per il panico, per il fatto che uno non riesce in maniera autonoma a trovare l'uscita di casa e magari comincia a inalare fumo, e il fumo spesso ha delle conseguenze più devastanti che il fuoco. Quindi quando uno magari decide di avere un nido familiare, su questo poi magari o dopo o domani possiamo vedere le slide che noi abbiamo per i nidi famiglia, che sono stati il prendere in considerazione quello che è per la sicurezza sul lavoro e andarlo ad attualizzare dentro le case, significa avere un sensore di fumo e di temperatura che intanto suona, e quindi prima che salti la luce ti avverte che qualcosa in cucina non va. Meglio un falso allarme che un allarme che non ha avuto luogo in caso di incidente. E questo qua, perché stessa cosa magari la cassetta del primo soccorso, che sia bene evidenziata, o che ci sia magari oltre alla cassetta del primo soccorso, ritornando all'esame, alla casistica del blackout, che ci sia una luce che ti indichi anche al buio da che parte esci, da che parte stava la porta di casa, perché dici, ma che non lo so, ci abiti a casa? Sì, lo sai quando tutto va bene. Quando mai c'è un momento di panico o comunque è buio, piuttosto che non trovi il cellulare, piuttosto, e allora può diventare un momento difficile. Quindi diciamo che nelle case avere questo tipo di sensibilità anche rispetto a dove sta l'uscita, rispetto all'utilizzo delle scale dove ci sono case in più piani, spesso si confonde la propria abitudine nel conoscere la propria casa, perché uno ci vive tanti anni e nessuno si è mai fatto male, no? Però il bambino che non è nostro figlio viene in quella casa, viene a casa nostra e subito trova il modo migliore per cascare le scale o per farsi tirare giù la televisione in testa. Perché? Perché la sicurezza non è un dato oggettivo, è un dato soggettivo, cioè nel senso, noi magari abbiamo un tavolino davanti al divano basso, non ci abbiamo mai sbattuto perché sappiamo che sta là e quindi automaticamente ci giriamo intorno. Il bambino la prima cosa che fa, che non è mai venuto, ci spacca la capoccia. Perché? Perché magari c'ha degli spigoli vivi che non abbiamo protetto, noi non ci abbiamo mai fatto caso. Allora, Katiuscia, una delle prime, spesso lo facciamo insieme, è quella del sopralluogo all'interno della casa. Quindi, e quando si apre in famiglia, la documentazione che noi chiediamo è quella, appunto, come dicevamo prima, la planimetria, gli impianti a norme e quant'altro. Sia tutta, sia dal punto di vista amministrativo, cioè dal punto di vista documentale, è tutto a posto. Il secondo step è fare il sopralluogo. Allora, se io ho visto una casa che sulla carta era perfetta, no? Quindi un bel soggiorno, impianti a norme e quant'altro, ma poi ci trovo un tavolino di cristallo con spigoli vivi al centro, con le sedie reclinabili in ferro battuto che pesano 50 kg l'uno, ecco là che magari stilisticamente è un bel salone, però non si presta bene per il nido famiglia, benché sia tutto a norma. Questo perché? Perché comunque alla fine bisogna vedere anche l'arredamento, come è fatto e come si intende valutarlo rispetto al bambino, che non significa prendere la casa e doverla stravolgere. Pensiamo sempre che un bambino massimo 3 anni, tutto quello che arriva a 1,20 m, 1,5 m, lui ci arriva, 1,20 m. Da lì in su possiamo mettere quello che vogliamo, cioè spesso si tratta semplicemente di avere un'accortezza, perché ci stanno esattamente in altezza dei nanerottoli che girano per casa, e quindi significa un pochino rivedere la casa con occhi diversi, e allora il sopralluogo è un momento importante per valutare serenamente la propria casa. Oltre poi a altri accorgimenti importanti che, vi ripeto, sempre a casa propria, uno magari è abituato a non vederli questi problemi, perché i propri figli sono educati in base alle proprie abitudini, però detersivi, disinfettanti, l'idea per esempio di avere di comprare sempre solo o comunque essere abituati agli stessi prodotti di pulizia e degli stessi prodotti da internet, scaricare la scheda dei prodotti, la scheda tecnica descrittiva del prodotto che si usa, perché in caso di ingestione si prende la scheda, la si prende proprio fisicamente, la si porta, la si dà per esempio al pronto soccorso, o quando viene l'ambulanza gli si dice, guarda, ha bevuto,
la mughina, e questa è la scheda della mughina, così se è qualcosa, se serve che loro abbiano da intervenire con un antidoto, hanno proprio la composizione chimica del prodotto, del detersivo che uno ha usato. Allora, meglio non farglielo bere, insomma. Sì, però proprio perché diciamo purtroppo stanno in case, in abitazioni. Allora, parlavo prima della modularità della casa, no? Io, cioè, noi, cioè, quando tu la mattina ti svegli, apri casa tua, al nido famiglia, di solito prima sei andato in bagno. Allora che succede? Che spesso devi anche il bagno prenderlo e trasformarlo, renderlo idoneo all'utilizzo magari dei bambini. La prima cosa che fai è fare pulizia a fondo. Potrebbe essere che in quel momento ti squilla il citofono, vai ad aprire e quello è il momento in cui ti scordi il detersivo aperto per terra. Perché mica perché sei cattivo, perché stai a fare pulizie. Poi viene la mamma, ti chiacchieri, fai e dici, hai aperto di corsa, e poi ne arriva un altro e quel detersivo resta là, no? Poi arriva il bambino, quello sempre un po' più vispo, e qua la mattina a tua, in saputo, tu tranquillamente lo mandi al bagno perché sai che è in grado di andare al bagno, ma non ti sei ricordata che alle 6:45 stai a fare una cosa e non l'hai finita. Quelle sono le dinamiche, no? La famosa catena degli eventi per cui ti portano infortuni. Allora in quel caso, quando tu trovi un bambino magari che c'ha la schiuma alla bocca e ha bottiglia per terra, e lì c'hai pochi istanti per chiamare il 113 e dire ha bevuto questo e questa è la scheda. Tante volte quel tipo di panico o quel tipo di incertezza che ci fa perdere la lucidità. Quindi diciamo prevenire del tutto gli infortuni sarebbe un'arte che vorrebbero avere tutti. E all'interno di una casa è ancora più complesso perché non è specificamente studiato. Noi diciamo con un po' di anni di esperienza ne abbiamo visto che paradossalmente nei nidi nostri ci stanno meno incidenti che nei nidi tradizionali. Cioè un infortunio ci abbiamo avuto in un centro estivo, neanche in un nido tradizionale. Esattamente, e in più i bambini sotto i 3 anni non è che abbiano chissà che autonomie, cioè un bambino di 5 anni si rompe un braccio facilmente, 2-3 anni teoricamente no, però diciamo che è importante porre l'accento sul fatto che la casa non nasce come posto per un asilo e quindi non è una struttura specificamente strutturata per ospitare questa attività, ma viene modificata e soprattutto viene modificata a livello temporaneo, perché come dicevamo prima la sera ritorna a casa e la mattina dopo ritorna a nido, quindi in questi frequenti spostamenti può capitare purtroppo che qualcosa ci sfugge, quindi diciamo avere una organizzazione mentale, un protocollo. Noi diciamo infatti tra i tanti documenti che abbiamo è famoso vademecum, cioè nel senso, allora come scarabocchiando a chi apre un nido diamo proprio tutta una modulistica come se si trattasse di un asilo nido, la modulistica online sempre sul blog e viene aggiornata continuamente in base alle modifiche, alle normative e quant'altro. I documenti prevedono appunto una parte che è quella tradizionale, iscrizioni, presenze, fogli firma e quant'altro, ma altri documenti invece sono quelli relativi a, per esempio al kit per l'apertura, quindi quali sono le cose che noi suggeriamo di acquistare in via iniziale per aprire il nido famiglia, quindi magari qualche tavolino, qualche sedia, non troppo ma neanche troppo poco, perché noi comunque dobbiamo considerando il numero ridotto di bambini, quindi quello che di solito noi chiediamo, insomma consigliamo di acquistare è un tavolino con 4-5 sedie, un fasciatoio se non si ha un fasciatoio, un seggiolone perché probabilmente potrebbero arrivare bambini che ancora mangiano nel seggiolone, e materiale didattico, quindi colori, ovviamente siamo sempre attenti alla qualità, che siano insomma di materiale non tossico, pochissime cose. Poi tutto il resto può essere acquistato di volta in volta, quindi insomma non spendere e non investire tantissimo perché non si sa quanti bambini e soprattutto l'età, per cui dopodiché insomma ecco noi queste sono le cose effettivamente che servono per attivare un nido famiglia. Volevo chiedere più o meno l'età, se dai neonati fino ai 3 anni, ma come fa una mamma, ad esempio, ti dico vorrei aprire un nido famiglia, però sono da sola e io ho una bimba di 6 mesi, quanti bambini posso avere, mi consigli di avere un'altra persona, e un'altra persona può essere una mamma o deve essere
una professionista, che può essere un'educatrice piuttosto che una psicologa, come posso gestire il neonato? Perché un conto è un bimbo di 6 mesi, un altro è da, a partire da un anno, insomma, da quando camminano, è diversa la gestione di un bambino. Come si fa? Allora, il tirocinio serve esattamente a questo. Quindi quando si ha un bimbo, una bimba piccolina come la tua, ovviamente noi chiediamo che il tirocinio venga sempre fatto con la propria bimba, proprio perché ci si abitua a gestire altri bambini oltre alla nostra, no? Poi io consiglio sempre di avere una seconda persona che ci aiuta, questo a prescindere, perché comunque specialmente nelle prime volte durante l'apertura, quindi uno perché anche noi acquisiamo più sicurezza, ci sentiamo più tranquilli, no? Rispetto all'essere da soli, e poi perché praticamente ci aiuta, però considera che io quello che dico sempre è che l'ottima riuscita di un nido famiglia è un'ottima organizzazione. Quindi se tu all'interno della tua casa ti sai organizzare, sei brava nell'organizzarti, riesci a gestire la tua bimba e altri 2-3 bambini anche da soli. Certo che quello che dicevi tu è molto importante l'età, quindi se la tua bimba ha 6 mesi e magari e si iscrivono altri 2 bambini di 8 mesi, lì per forza devi avere un aiuto, per forza, mentre invece è possibile che ti si iscrivono 2 bambini di 1 anno e mezzo, 2 che sono non indipendenti ma comunque ovviamente già abbastanza grandicelli da non richiedere tante attenzioni quanto una bambina piccola, ovviamente la gestione è molto più semplice, però ecco, quello che noi facciamo è seguire anche questo tipo di situazioni, no? Quindi anche lì dove vediamo magari una mamma un po' insicura rispetto all'avviare l'attività con la propria bimba, quindi un po' timorosa, chiaramente lì cerchiamo di affiancarla il più possibile. La seconda persona vale la stessa regola per chi gestisce un nido famiglia, quindi solitamente chi gestisce un nido famiglia si fa aiutare sempre da una persona di famiglia, quindi a volte è la propria mamma oppure un'amica oppure la cognata, insomma spesso ci si organizza in questo modo, insomma, oppure semplicemente una persona che viene a chiederti lavoro, tu la ritieni idonea e quindi la inserisci nel tuo progetto e ti aiuta nell'orario clou della giornata, ovviamente, quindi non c'è bisogno di avere una persona durante tutta l'apertura del nido, ma dalle 9 all'1 secondo me, o dalle 10 all'1 è il momento migliore, perché si iniziano le attività, perché c'è tutta l'attività frenetica della giornata, poi all'1 e mezza solitamente i bambini già dormono, per cui alle 3 e mezzo, 4 vanno via, quindi la giornata è già passata, ecco, insomma, sì. Può essere pure utile appunto come coppia il fatto, ecco, come dicevi, se uno non ha il titolo di studio può essere utile avere una, noi la chiamiamo co-gestrice, col titolo di studio, cioè nel senso che poi insieme si vanno a completare e a fare delle cose, anche una crescita comune, e soprattutto perché comunque uno magari è già impelagato col proprio, specie se è il primo, e ci sono delle dinamiche un pochino più complesse. Noi peraltro, così come esperienza anche di rete, abbiamo visto, allora innanzitutto, che scarabocchiando porta bene, chi comincia con scarabocchiando dopo un po' ce ne ha 3-4 dei figli, cioè ne fanno diverse, sì. Sì sì, e forse anche perché è più semplice gestirli. D'altra parte, avere una collaborazione strutturata di un'altra persona con la quale confrontarsi, specie se magari è una professionista dell'infanzia, sicuramente aiuta, perché comunque economicamente è direttamente correlato con l'altro, quanti bambini vengono in casa tua, perché è chiaro che quella pure diventa una scelta, no? Se tu hai 3, 4, 5 bambini che vengono in casa tua e pagano 2, 3, 400 euro a bambino, c'hai delle economie che ti consentono di pagare un educatore part-time, ovviamente, all'interno della casa. Da questa domanda possiamo partire, cioè posso dirti anche che il problema dell'economia è un problema, cioè una dinamica fortemente differenziata in base ai territori, perché quando parliamo di famiglia, di economia di famiglia, è vero che il fisco è uguale in tutta Italia, ma l'economia assolutamente no, quindi significa che tu con 3 bambini in Emilia Romagna già devo permettere un'educatrice dentro casa part time, e con 4 anche full time tranquillamente, con 4 bambini in Sicilia ancora devi rientrare dei costi, perché comunque le differenze sono tante.
No, non è tanto. No, no, scarabocchiando non solo non costa uguale, ma sarebbe impossibile, perché noi come tariffario prendiamo a riferimento quelle che sono le realtà sul territorio similari, intesi come asili nido privati, asili nidi pubblici e babysitter, no? Cercando di non essere né troppo cari per essere fuori mercato, ma neanche troppo bassi, perché altrimenti si sminuisce e si impoverisce anche l'entità del lavoro stesso, no? In questo contesto, quindi senza voler rappresentare in nessun caso un qualcosa che sia una concorrenza sleale, illecita rispetto ai servizi tradizionali e paralleli, è pure vero che noi vediamo che in Sicilia, non dico in Sicilia, però anche in Sardegna, piuttosto che ecco in Abruzzo, e insomma alcune quote sono 100, 120 euro al mese, 150 euro al mese, ma non perché il nostro servizio è basso, perché magari all'asilo privato costa 200 euro tutto il mese, quindi tu ti trovi con delle tariffe che rientrando dentro casa se no coprono i costi. È chiaro che in quel caso la realtà che tu vai a creare dentro casa non può che essere una realtà familiare in cui, come in premessa dicevamo, il vero guadagno è che tu stai a casa e che i genitori contribuiscono alle tue spese che comunque avresti, punto. Quindi è spendo meno e in più ho dei rimborsi che, sulla spesa che faccio, basta. Laddove invece l'economia, ma quelle sono, prego. Che solitamente però non funziona mai così, nel senso che comunque è la peggiore delle ipotesi. Perché comunque pochi che possono essere bambini che frequentano un nido famiglia, comunque il riscontro economico coperte le spese pratiche ce l'hai, insomma. Basta guardare quella che è il sito internet Scarabocchiando, vedi come sono messi i nidi, ti accorgi che da una linea mediana che è Roma, cioè che Lazio, Marche, a nord più o meno stanno in piedi, ma da Lazio, ma stesso Lazio del sud, quindi già da Latina facciamo difficoltà, Abruzzo, Molise, purtroppo Puglia, Basilea, fa fatica perché manca proprio, un po' manca la cultura del nido, asilo nido, cioè nel senso c'è una grande familiarità ancora, per cui è difficile il passaggio per il quale una famiglia deve accettare di portare il bambino a casa di altri quando c'è nonna che non c'è niente da fare, casa di un altro. Esattamente, in più anche il nido in generale, cioè perché lo devo portare al nido se c'ho nonna o se c'ho zio, quindi questo da una parte è un problema culturale, dall'altra parte però dove per esempio parliamo di Palermo, Catania, Agrigento, dove magari ci sono delle economie, almeno abbiamo visto in Sicilia, che potrebbero, e anche delle richieste che talvolta ci sono e nella scorta degli anni passati, ti accorgi che per un genitore pagare tanto e pagare 70, 80, 100 euro al mese cominciano a essere soldi, perché sì, perché comunque tu con 200 euro in bassa stagione prendi una casa in affitto a Modica, se con 200 euro prendi l'affitto di una casa è parametrato che il bambino prende quello, quindi le economie sono le stesse ma le tasse sono su scala nazionale, quindi diciamo che poi è chiaro che la difficoltà economica dello sviluppo di un servizio comunque tipo domiciliare, magari affiancata anche da una dinamica culturale, oggi come oggi rende un pochino più complessa lo sviluppo nella rete in alcune regioni. E noi tutti gli anni partecipiamo al tavolo interregionale sui servizi integrativi e innovativi sull'infanzia e nonostante tanti sforzi che fanno molte regioni, di cui una su tutte spicca magari la regione Calabria, che ha speso tanti soldi, ma da lontano 2005, su incentivare i servizi integrativi e innovativi, ancora oggi non sale questo servizio, cioè non c'è la richiesta. Cioè quindi, perché se le famiglie... Esattamente, cioè se non c'è la richiesta del servizio, ci sono delle cartine, no, che manifestano appunto i posti disponibili e usufruiti per posti asili nido pubblici e privati in Italia, molte regioni stanno fuori scala, cioè non riescono neanche a fare il 5%, non c'è la richiesta, cioè stanno fuori ma non è che i genitori ne avvertono il disagio, e questo ovviamente fa poi... è la stessa cosa che riscontriamo con i nidi famiglia, tanto interesse da parte di chi li vorrebbe aprire, d'altra parte però poi se manca una reale richiesta, una fattibilità di sviluppo sul territorio, è chiaro che c'è il rischio
di avere solo il progetto, così come tante normative, poi domani magari parleremo quello della Regione Puglia, alcune normative, ecco, come quello della Regione Puglia, che sono anche alcune nuove, articolate e quant'altro, ma si scontrano con la realtà, cioè tanto più poi tu fai la normativa complessa e tanto più magari quel servizio che già di suo stenta, così stenta ancora di più, cioè questo è il ragionamento. So se ci stanno domande. Una riguarda più o meno questa tematica, cioè mi chiedo, in base alla vostra esperienza, hanno più successo i nidi di famiglia in aree in cui c'è carenza di strutture, carenza di welfare in generale, ovvero vengono da voi bambini che non sono stati ammessi ai nidi pubblici o perché magari c'è carenza di posti? Poi mi chiedevo se c'è una certa standardizzazione della famiglia tipo che si serve del nido famiglia, che ne so, il fichettone che va contro il nido istituzionale, oppure... oppure il genitore paranoico che non manderebbe mai il bambino, cioè se c'è una famiglia tipo. E poi la terza domanda riguarda sempre come prima l'aspetto pedagogico. Io, entrambi i miei figli hanno frequentato, uno frequenta ancora il nido comunale, e mi sono accorta che per quanto io cerchi di essere insomma una mamma attenta, il bambino comunque in una struttura alta e con una persona alta impara altre cose. Ad un certo punto mi sono accorta che il bambino iniziava a mangiare da solo, io non ci avevo mai pensato a dargli il cucchiaio, ed è un esempio banale, ci sono altre cose. Quindi mi chiedo, dal punto di vista dell'arricchimento proprio del bambino, può essere una pecca quella di non avere un'altra figura se non la propria mamma? Quindi mi riferisco al bambino figlio di una mamma che ha nido famiglia, o al contrario può avere un arricchimento di, cioè, un arricchimento di altro tipo? Allora, la prima. Sì. Sì, 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 sicuramente sì, cioè sì, assolutamente sì, nasce proprio come servizio ausiliare, quindi va ad incrementare lì dove non arriva il comunale o il privato, no? Quindi sì, il nido famiglia dove ci sono poche strutture è di sicuro successo. Ti dirò di più che spesso chi apre un nido famiglia e quindi addirittura sta cambiando casa, ci chiede qual è la zona dove c'è più richiesta e fa proprio un'indagine di mercato, quindi si accerta che non ci siano servizi intorno o nei pressi della propria abitazione, perché chiaramente non essendoci servizi e avendo comunque la necessità di, per tanti genitori di portare di avere un servizio per l'infanzia, il successo insomma sicuramente è migliore rispetto a dove invece c'è poca richiesta o ci sono tanti servizi. Quindi è chiaro che anche lì dove c'è una normativa oppure c'è già una realtà importante di nido famiglia, quindi dove, lì dove è già conosciuto, il genitore comunque opta sempre per il servizio tradizionale, quindi comunque il primo giro all'asilo tradizionale lo fa, quindi da noi arriva sempre dopo. Questo, con questo rispondo anche alla tua seconda domanda, quindi se c'è una tipologia di genitore, questa è una bellissima domanda, veramente non ce l'ha mai fatta nessuno. Sai che sì, nel senso che sicuramente sono più mamme fricchettone, hai detto? Assolutamente sì. Assolutamente sì, guarda, perché sì, perché lo dice insomma il termine stesso, mentre invece la mamma perfettina e i genitori perfettini, quelli un pochino snob, poi magari alla fine cedono perché costretti, e so quelli che ovviamente poi te fa, sì, assolutamente sì, quindi sì, e grazie della domanda, perché guarda, non ci avevo veramente mai pensato, quindi ottimo. Mentre invece a livello pedagogico, noi abbiamo ovviamente un progetto pedagogico dove chiaramente viene messo in atto da in ogni singolo nido famiglia, e lavoriamo sulle autonomie appunto, quindi tutti i bambini, io ti parlavo del seggiolone prima, ma ovviamente il seggiolone noi già a 10-11 mesi, se il bambino sta seduto, mangia a tavolino, chiaramente mangiare da solo certo, però insomma ci si arriva sicuramente, e lì anche la mamma, la bimba che è figlia della gestrice, si adatta, assolutamente si adatta a quella che è la vita del nido famiglia. Poi magari la sera, quando i bambini vanno via, ritorna figlia e con tutti i capricci che però durante l'attività fa parte del gruppo, quindi si amalgama veramente in maniera bellissima. E la mamma riesce a sdoppiarsi, sì, la fatica grandissima, io ti parlo della mia, insomma, ovviamente di esperienza, per me è stata quella di riuscire
a dare a volte la precedenza ad un altro bambino che piangeva anziché a mia figlia, per esempio, no? Perché magari mia figlia piangeva per capriccio, l'altro perché se l'ha fatto male. E quindi lì un pochino, oddio, no? Però poi sono tutte cose che ovviamente sì, se ti metti in discussione, se sei una persona che si sa mettere in discussione e quindi valutare, poi io parlavo tanto con lui, parlavamo tanto, lui mi ha aiutato veramente tanto, guarda, devo essere sincera. E quindi, insomma, sì, è per quello che è importante, no? La condivisione, insomma, condividerlo insieme, è un progetto familiare, punto. Cioè, detto questo, detto tutto, ditemi. Non esistono domande stupide. Ad esempio, gli animali in casa. Ci sono. A parte i biperi. Vuoi dire qualcosa? Guarda, noi abbiamo avuto appunto tre momenti esplosivi, eravamo noi, un bel po' di bambini, un cane e un gatto. E poi per il periodo è stato pure un pesce rosso, quindi insomma diciamo che si può fare. Chiaro che gli animali fanno, ecco, come dicevi prima, il genitore fricchettone, e l'animale va semplicemente, è uno di famiglia. Quindi se il genitore c'è, è come? Nel senso, il genitore va presentato il nido sapendo che siamo noi col cane, ad esempio. Però sì, però chiaramente comunque durante le ore di nido non sta all'interno della casa. Noi abbiamo tantissimi nidi famiglia con cagnolini che fanno parte della famiglia, però durante l'orario del nido cerchiamo di consigliare, il più delle volte, insomma, diciamo che va fatto, di magari creare un ambiente per il cagnolino che non sia a vivo contatto, insomma, col bambino. Perché, insomma, vabbè, dai, non è cattiveria, non essere no, dalla parte degli animali, per carità, però magari ognuno ha i propri spazi, quindi durante quell'orario lì giocano col cagnolino, quindi si dà ovviamente come una sorta di pet therapy, no? Quindi si dà magari il momento dove ci si gioca e ci sta tutti insieme, però insomma, spazio anche perché i genitori, pure se fricchettoni, comunque è una cosa che non è che condividono tutti pienamente, devo essere sincera, quindi non tutti la condividono, non tutti, addirittura forse neanche solo il gatto, capito? Per cui è chiaro che questa cosa va rispettata, quindi onde evitare che in un nido famiglia sì, va presentata subito che comunque il cagnolino, il gatto ha il proprio spazio, quindi non starà sempre a contatto col bambino. Poi ci sono quei genitori che ti dicono ah, ma non fa niente, quel genitore che invece addirittura magari neanche lo iscrivono, no? Per cui insomma bisogna un po' scendere a compromessi a volte, certo. Te lo regalo. Buh. Perfetto, grazie di tutti per la partecipazione, ci vediamo domani, a domani mattina, grazie. Okay, dobbiamo dirlo. Grazie a tutti, a domani.